Allora buonasera, buonasera e grazie di essere qui, ma la vostra presenza mi dicono che tiene 400 posti questo teatro, è quasi pieno, c'è gente che sta arrivando ancora. Vuol dire che è un problema molto sentito? Problema molto sentito, qualcuno dice che i problemi non vanno risolti ma bensì vanno evitati. In questo caso il problema va risolto perché ormai è impossibile evitarlo. Abbiamo qui dei relatori come il professor Michele Corti che ci illustrerà naturalmente in base alla sua esperienza tutto quello che si può sapere in questo campo, poi abbiamo Pier Antonio Cristoforetti del Comitato Andrea Papi che parlerà di questa consultazione popolare per far sì che la gente, come è giusto che sia in un impianto democratico, possa dire la sua. Perché noi siamo avviluppati dalle norme. Sapete le norme cosa sono? Sono un boa constrictor. Il boa constrictor vi, vi avviluppa e vi stritola. Ma hanno anche un grande fascino perché vedete tanti politici che poi si beano quasi di conoscere tutte queste normative. Ma le regole nascono perché? Le regole nascono quando le persone non sanno vivere insieme e non sanno decidere insieme. Le regole ci sono perché qualcuno infrange la coabitazione, la convivenza comune. Poi abbiamo Carlo Papi che saluto con particolare affetto, io vorrei un applauso per lui. Io vorrei avere il suo coraggio, perché a più di un anno di distanza un padre, mi scusi se sono... però al quale è stato predato, non è stato aggredito, è stato predato il figlio. Non è stata un'aggressione, è stata una predazione. questo me l'hanno detto chi? Chi sul luogo, quel 5 aprile di un anno fa, è andato a verificare cos'era successo. Io vorrei veramente che voi apriste il vostro cuore a un genitore, io mi sono scandalizzato quando sul Corriere della Sera, un mese fa, ho letto un articolo di Gian Antonio Stella, che è uno dei luminari del Corriere della Sera, ha scritto, riferendosi partendo da lontano, perché sapete quando si parte da lontano c'è sempre una fregatura, parlando della ciclovia del Garda, ha detto che noi trentini e lombardi non siamo ambientalisti, non siamo animalisti, non ha fatto il nome di Andrea Papi, ha detto in un secolo un orso ha ucciso un runner. Cos'è un runner? Un runner, Andrea Papi era una persona, una persona che aveva una vita davanti, non era un runner. Quando voi leggete ha ucciso un runner, scandalizzatevi, mi raccomando, eh, scandalizzatevi tutti. Allora, la questione dell'orso è una questione... Io la ringra ti ringrazio Carlo. Perché veramente è un coraggio immenso, straordinario, ma anche meraviglioso. Perché la tua esperienza è un'esperienza che può servire a disegnare un futuro dove le persone veramente diventano protagoniste, come potete essere protagonisti voi. C'è stato una sommatoria di orrori, non solo nella costruzione del progetto Life Ursus, un progetto che, come sentiremo dal professor Michele Corti e dagli altri esperti, prevedeva un massimo di 40-50 orti, non prevedeva un piano B. Quanti sono gli orsi? Qualcuno dice 100, 200, 300. Non prevedeva un piano B. Non c'era un piano B. E nessuno ci ha detto una cosa: che la natura è violenta. Noi siamo abituati a pensare che la natura sia qualcosa di mellifluo, che ti abbraccia. La natura è violenta: il leone mangia la gazzella. La natura, in natura esiste una sola legge, la legge del più forte. In tutti questi anni ci hanno fatto credere che la natura è una cosa bella, è bellissima, sì, ma ricordatevi che il più grande predatore è l'uomo e sta in cima a tutte le piramidi. E se dimentichiamo questo, noi, con la nostra pelle, abbiamo dovuto costruire, grazie all'intelligenza, un sistema di difesa che fa parte delle case, le macchine, le armi, perché saremmo, se no saremmo morti tutti, saremmo tutti estinti. Ricordatevi che natura è una bellissima parola. Ma la natura è violenta. La natura, il più forte, mangia il più debole. Ricordatevelo sempre, ok? Perché se non partiamo da questo, da questo assunto sbagliamo tutto, ok? Allora voi siete spaventati? Quando mi ha telefonato Consuelo Bogo, mi ha detto saresti disposto a moderare questa? e ho detto di sì, sì, vengo. In base anche ai miei impegni, ho lasciato mia moglie e i miei figli, ma sono anche contento di essere qui con voi. Ho lasciato perché? Perché mi rendo conto che è un problema, è un problema che non è stato evitato ma che adesso va risolto e risolvere i problemi è più difficile che evitarli. Ricordatevelo, ok? Non sono cose che dico io, se voi leggete un po' di filosofia, leggete un po' di economia, questi sono sintesi di interventi di cervelli forse più grandi del mio. Allora, questo gruppo, il gruppo Orgogliosamente Trentini, con l'Associazione Tutela Rurale in collaborazione con il gruppo Orsi e Lupi Valli Laghi, si è reso conto che c'è questo problema. Io volevo Emanuela Lunelli. Buonasera a tutti. Eh, sono abbastanza emozionata perché non pensavo che tutta questa gente venisse a questa serata che abbiamo organizzato come gruppo di Orgogliosamente Trentini, che è un gruppo social che conta più di 7700 persone quasi tutti i trentini, e che ci hanno dato proprio questo incarico di portare la voce dei trentini in un luogo dove non si parla sempre delle solite cose, dove non si parla sempre di convivenza, perché è ora di dare la voce alla gente che vive in questi posti. E speriamo questa sera di riuscire anche a confrontarci e che ognuno possa dire la propria idea rispetto a questo problema. Grazie a tutti, scusate l'emozione perché non sono abituata a stare su un palco. Grazie veramente. Grazie Emanuela. Allora, questo è un incontro che vuole fare chiarezza, al di là delle impostazioni, delle posizioni ideologiche, vuole fare chiarezza. Però prima mi sembra doveroso cedere il microfono a Carlo Papi. Ecco, buonasera, buonasera a tutti i presenti, sicuramente complimenti per il numero, per diciamo, la sala che la vediamo molto gremita, grazie a tutti per intanto per gli organizzatori che ci hanno invitato questa sera, ringrazio tutti oltre ai presenti, spettatori, ma sicuramente il Comitato Tecno-Scientifico presieduto stasera dal professor Corti, da Giovanni Todaro, noto giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Ovviamente dal nostro Pier Antonio Cristoforetti, responsabile, diciamo, e presidente del comitato per Andrea papi che saluto e ringrazio sempre, ovviamente a Gabriele Buselli stasera per, diciamo, noto giornalista di TV Trentino. Ripeto grazie a tutti intanto. Cosa fare? Io intanto parlerò ovviamente di Andrea, il discorso Orsi mi dedicherò qualcosa per quanto sono, diciamo, succedute le, le vicissitudini che hanno portato a questa tragedia, ma sicuramente parlerò un po' più di Andrea, insomma, è un po' in generale. Comincerò intanto per dire chi era l'Andrea. Qualcuno forse l'ha conosciuto qua dentro, ma credo la maggior parte no. Insomma. Andrea è un ragazzo come tanti, sicuramente come, come tanti ragazzi di 26 anni. Un bravo ragazzo, certo lo dico io come genitore, ma lo era veramente. Un ragazzo per bene, un ragazzo solare, buono d'animo. Sempre sorridente con tutti, se poteva aiutare qualcuno lo faceva volentieri, grande lavoratore, lavoratore instancabile. Qualsiasi lavoro gli offrivano lo accettava per poter prendere una lira, per poter costruire il suo futuro un domani. Laureato in scienze motorie da appena, purtroppo l'anno scorso, due anni, sono tre anni quest'anno. Non ha fatto in tempo nemmeno a, a godersi la laurea. E che dire, è uscito un giorno come tanti, esce. Verso le quattro pomeriggio ci dice: Ciao vado a fare una passeggiata. Torno più tardi, massimo le 6, 6 e mezza dove essere a casa. Come sempre. Purtroppo non è stato così. insomma Andrea non è più tornato. Io in questo momento mi voglio, vorrei rivolgere ai genitori che sicuramente ce ne sono parecchi qui in sala. Genitori zii, fratelli, nonni. Un vostro figlio esce di casa per fare sport. O semplicemente per fare una passeggiata nel bosco. Oggi noi dobbiamo quasi giustificare che Andrea non è andato a correre, perché qualcuno ci ha detto Andrea non doveva correre lassù, non doveva andare a disturbar l'orso. A noi chi ce l'ha detto questo? Dove erano i cartelli che vietavano questo? Le interdizioni, con delle transenne, con un nastro e dire in questa zona non si entra, qui rientrate solo il vostro rischio e pericolo. Questo non è stato. Un'orsa che non aveva un radio collare da otto mesi, otto mesi, forse anche nove mesi. Una vergogna totale delle nostre istituzioni, della forestale, che non ha avvisato alcuni. Perciò, dico, Andrea è scomparso, non gli hanno dato nessuna sicurezza, nessuna informazione, nessuna allerta di pericolo con la cartellonistica, interdizione strada forestale dire c'è uso civico. Dicono c'era uso civico, non si poteva chiudere quella strada. Io dico scusate il termine, me ne frego dell'uso civico, tutti possono entrare, fanno quello che vogliono, si entra a tuo rischio e pericolo. Andrea non sarebbe mai andato là. ok? Se uno ha il masetto, ha la legna da fare, entra col suo trattore, vuol farci i funghi, i mirtilli, una passeggiata, quello cacchio che vuol fare, faccia pure. Andrea sicuramente non entrava lì. Perciò Andrea è stato lasciato solo, abbandonato, verso un destino assurdo. Verso un patibolo, io dico lo chiamo un patibolo, il suo patibolo, l'ultima sua salita, verso la morte. L'hanno lasciato andare. Perciò, perché questo è successo, facciamo un passo indietro. Un life ursus nato per riportare l'orso bruno delle Dolomiti, del Trentino, come si vuole chiamare, che era un orsetto piccolo che poteva arrivare a un quintale e poco più. Un gruppo di giovani zoologi ambiziosi, non voglio usare altri termini sicuramente, ma comunque incoscienti già allora, neolaureati, quattro giovani o quanti erano, che oggi addirittura mi vengono a dire a una mia telefonata con l'autore principale, che non dirò ovviamente il nome, ma e mi viene a dire "Sì, siamo vicini alla famiglia, questo è successo, ma comunque è stato un nostro grande successo". Vergogna di questa persona, lui e il suo gruppo. Ma la vergogna ormai non la provano più. Una volta ci insegnavano che la vergogna dovevi provarla se andavi a rubare, se ammazzavi, se facevi del male. Oggi la vergogna la dovranno provare noi genitori con la morte di Andrea e tutti i messaggi che vediamo contro la famiglia che inveiscono contro Andrea. Che Andrea è stato quasi condannato come fosse un delinquente un criminale per quanto è andato su a farci una passeggiata. Lascio a voi ogni commento. Pertanto, che posso dire ancora? Lo studio di fattibilità pre, pre, diciamo, parlava già a quel tempo, che noi non sapevamo ovviamente, era già scritto però nello Statuto: che ci potevano essere addirittura con questo piano di life force, questo progetto, chiamiamolo così, parliamo di fine anni 90, dei feriti e addirittura ci poteva essere anche della mortalità. Era già scritto questo. Però ormai eravamo andati avanti, ormai il passo era fatto, indietro non si poteva tornare. E perciò abbiamo dovuto accettare questa cosa. Tante aggressioni, parliamo di, all'epoca erano 7-8 aggressioni, oggi sono una decina di aggressioni, dal 2014 in poi. Questo, devo dire, folle, fallimentare in successo voluto dal Parco da Melo Brenta con un finanziamento, o cofinanziamento, chiamiamolo, europeo. Più, ovviamente, un ok che è stato dato dal Ministero dell'Ambiente. E ovviamente un ok sicuramente grande della provincia autonoma di Trento, che ancora oggi nega di aver messo le firme e di aver dato il suo ok per accogliere gli orsi in Trentino. Io ho parlato con più di una persona e anche dei presidenti di allora, non di oggi ma di allora, okay, che mi dicono io non ho messo le firme, io non ho mai autorizzato questo piano. E l'altro mi dice ma io sono venuto dopo, è stato il mio predecessore. Che l'ha fatto, perciò prenditela con lui. Io li ho solo liberati gli orsi, ho liberato tutti gli orsi, 10 che poi sono diventati, come ha detto Gabriele, prima 100, 200, 300. Non sappiamo, abbiamo perso il conto. Loro non sanno neanche quanti orsi hanno in casa. Pertanto, questi presidenti che negano spudoratamente, si nascondono dietro il dito come i bambini, e oggi non siamo a conoscenza di chi della provincia di Trento abbia dato mai le autorizzazioni. JJ 4, che tutti conoscete, ha provocato diversi attacchi e falsi attacchi nel tempo. Un'ordinanza della PAT sicuramente è stata fatta per fermarla, forse non c'è stato un grande coraggio ulteriore, però hanno provato diciamo, a fermarla. Andando ad Altar e poi il Consiglio di Stato. Consiglio di Stato presieduto da un noto animalista dell'epoca, okay? Purtroppo oggi non c'è più questa persona, non possiamo neanche più parlare con questa persona. E, diciamo ci ha lasciati due anni fa, respinge l'ordinanza nel 2022, non ritenendo GG4 sufficientemente aggressiva. Perciò per loro non era pericolosa abbastanza da dove non lasciare libera. Anche perché era mamma di tre cuccioli, era ottobre del 2022, perciò prima dell'etargo non si può recludere un'orsa con tre cuccioli prima del letargo. Dobbiamo lasciarla, malgrado tutte le aggressioni che c'erano già state. Due aggrediti, conferiti, okay? padre e figlio di Cles. Due forestali e vorrei dire stasera: vorrei appunto appellarmi se ci sono qui dentro dei forestali a dirmi se è vero o no questa cosa, che è stata poi messa a verbale. Spero ci sia in sala qualche forestale che mi ascolta. Due forestali che non sono stati attaccati, ma sicuramente sono stati rincorsi dall'Orsa, ma meno male che avevano la jeep vicina. Uno è salito sulla jeep, l'altro è caduto con una diciamo rovinosa caduta ma ha fatto in tempo anche lui a risalire sul mezzo suonando il clacson insomma l'orsa si è dileguata e se n'è andata un ragazzo del 2022 in agosto durante le feste di ferragosto di Croviana un ragazzo giovane che andava con la bici a farci una passeggiata gg 4 diciamo, non è riuscito a degredirlo perché questo ragazzo ha avuto la freddezza di alzare la bicicletta due volte e sicuramente gliela data nel muso, nel naso, comunque in faccia, insomma. No? L'orsa si è rimasta un po' così, insomma, ha voluto riaggredirlo lui è scappato e l'orsa se n'è andata. Questo è stato graziato da Dio, credo che lo conoscete, è tutto ormai a verbale, insomma. Perciò questi diversi attacchi non sono bastati a fermare, abbiamo dovuto aspettare purtroppo la morte di Andrea, ok? E ancora oggi si dice no, la recludiamo. Eh, non aveva colpa, la portiamo in Romania, la portiamo in Germania, insomma è ancora lì. Al che io non vedo nemmeno come un'orsa possa stare in una gabbia piccola, che sicuramente è una fine incredibile, portiamola via, facciamo quello che dobbiamo fare, secondo il mio parere. Poi, come dicevo, JG4 era stata lasciata libera, non è mai stata reclusa, sempre dove era, dove era vuol dire la zona del Peller, del Perler tra Cles, Cavizzana e Caldese. D'accordo? Stata lasciata libera dove era nata e dove ha sempre vissuto con i suoi cuccioli. Perciò dunque divagare dove voleva senza che noi cittadini fossimo a conoscenza, perché nessuno lo sapeva, noi cittadini. Lo sapeva però la protezione civile, la forestale, diciamo al di sopra c'è la provincia. Loro sicuramente lo sapevano, senza radiocolare da più di otto mesi. Oggi praticamente cosa possiamo dire? poco distante da, da Caldese, era sopra diciamo di, di pochi chilometri. Certo, l'orso non è sempre lì che, che ti aspetta, ma è vagava e la forestale lo sapeva, era senza radiocolare, ma sapevano perché la tenevano comunque monitorata. G4 aveva un orecchino rosso, perciò sapevamo chi era, non era l'orso normale, lo sapevamo, si sapeva dov'era. Oltretutto, perciò dico, il comune nostro, il comune di Caldes, col suo primo cittadino e la sua amministrazione comunale, nega di esserne mai stato informato, cosa ritengo grave, sottolineo il grave. La provincia con la protezione civile, perciò ovviamente la Guardia Forestale, non ha mai allertato della pericolosità di GG4, l'hanno lasciata scorazzare per diversi mesi senza che alcuno si preoccupasse della gravità del caso. Ripeto appunto 8-9 mesi che è una cosa vergognosa di avere un orso che vaga senza monitorare. Perciò dicevano, ma il radiocolare non è funzionante, non ci sono le pile, le pile le hanno terminate, andiamo a comprarle in negozio, le portiamo a noi e le cambiamo. No, nessuno se n'è fregato di questo. Dopo hanno detto, no, no, non erano le pile, le pile c'erano, ma era guasto. Sempre un problema loro comunque. Erano loro che dovevano accudire a questa orcia con la loro squadra forestale. Nessuno degli addetti, degli addetti ha mai dato importanza. Poi, che posso dire? Andrea non era uno sprovveduto o incosciente sportivo, quel fai da te. Andrea era molto meticoloso, molto preciso, quasi pignolo. Lui, per andare in montagna, preparava tutto un'ora prima: si preparava lo zaino, si preparava questo o l'altro e poi rivedeva ancora le cose. Alla mattina stesso, se andava in montagna, ancora un'ora prima, si alzava e controllava. Era veramente preciso pignolo. Perciò, prima di raccontare qualsiasi. Pericolo. Qualcuno ha detto: 'Ah è stato un incosciente è andato lassù,' e questo lo nego categoricamente, non lasciava mai nulla al caso. Un notissimo incosciente direttore di quotidiano, conosciuto tutto, a tutti diciamo gli italiani, molto noto, disse riguardo della tragedia: ma certo, dice si è trattato di un incidente qualsiasi, un incidente in montagna, come tanti avvengono. Dice: Ci sono stati 344 casi in montagna di gente che si è sparata. Si è certo, non hanno fatto apposta, mandando ma caccia. Purtroppo è successo. Ciò dice: è un incidente tradizionale. Io dico: questo non è un incidente, questo è stato un incidente voluto, voluto da quelli dell'alto. Perciò io dico: Andrea poteva cadere in un dirupo. Noi sapevamo che Andrea, al noto, era un grande sportivo. Lui non stava mai a casa, non stava mai fermo. Andava a sciare, poteva succedere una slavina, una valanga che gli cadeva addosso. Poteva lui scivolare, e andare in un dirupo. Forse sarebbe stata una disgrazia eccezionale, no, difficile da, da gestire e da digerire. Ma forse ce ne saremmo fatti un, diciamo, sicuramente una ragione oggi. Oggi ce ne faremo una ragione di questo. Voglio dire che queste persone che l'hanno lasciato andare, sicuramente, un ragazzo che se ne va per fare una seduta di allenamento, i trekking ignaro e inconsapevole, come tutti noi, del pericolo che incombeva, lasciato andare solo, abbandonato, chi sapeva non ha mai allertato. Tutte queste figure che dovevano darci protezione. Che noi ci aspettiamo l'informazione e la protezione da queste persone, lo avranno, lo hanno e l'avranno sulla coscienza. Andrea è stato trattato peggio di un criminale, peggio di un delinquente, di più secondo me. Frasi di oltraggio sui social, a non finire, striscioni rimossi solo prima della commemorazione, parliamo di meno di due settimane prima, li hanno tolti, la provincia ha fatto togliere gli striscioni, la viabilità. Perché questo li hanno fatti togliere? Perché dicevano che c'era. Voi non so se avete visto la tv, c'è cioè la rotonda di Caldes, dove c'erano tutti questi striscioni. E hanno pensato, dalla viabilità delle strade della provincia, che una macchina poteva anche distrarsi guardando gli striscioni sopra e andare a sbattere contro il marciapiede, creare provocare un incidente. Okay? Questo è successo dopo un anno. Un anno praticamente una macchina poteva anche andare a sbattere. Hanno tolto tutti gli striscioni lasciandone solo uno. Poi, amici di Andrea, alla notte, alla sera tardi, ne hanno aggiunto un altro. Questi striscioni oggi sono ancora lì e mi hanno detto che l'hanno lasciato uno per sensibilità verso la famiglia. Che guarda caso era quello che avevo messo io, questo me l'hanno lasciato per rispetto della famiglia. Tutti gli altri li hanno tolti perché erano insicuri, creavano problemi alla viabilità. Perciò dico trattato peggio in criminale, striscioni e in commemorazione del suo onore, vandalismo. Vandalismo durante la, la Vertical che abbiamo fatto il 13 luglio, questa corsa diciamo di oltre 100 atleti a Caldes alla sera durante lo spettacolo pirotecnico, voi per lo spettacolo pirotecnico, voi per l'assenza di persone che andavano a vedere appunto o i rumori, hanno tagliato più di 30 gomme delle macchine, di più di 10-12 autovetture. Okay? Tra autovetture furgoni e tanta gente che lavorava lì, gente del posto, macchine un po' al buio e se ne sono approfittati in questo momento questi vigliacchi. Poi c'è stata la proposta di archiviazione, un'altra cosa negata alla famiglia la giustizia che non è stata data e speriamo che arrivi, lasciamo sempre il punto di domanda. Una proposta di archiviazione da parte della PM, ovvero non ci sono responsabilità e negligenze degli accusati, che parliamo del sindaco di Caldese e parliamo del presidente della provincia, come avessero agito nella più totale e massima correttezza e trasparenza. Loro, la PM, la sostituto procuratore di Trento, non vede negligenze, non ci sono state negligenze, hanno agito correttamente. Poteva è succedere questo caso, secondo lei? È un caso imprevedibile. L'orso è venuto fuori di colpo, si sono incontrati ed è successo. Ma chi ci ha messo l'orso? Chi è il padrone dell'orso? Se io sono il padrone del mio cane, e il cane attraverso la strada e provoca un incidente, o che qualcuno si ferisce e muore, qualsiasi cosa mi vengono a cercare e dicono: Tu sei il padrone del cane. In questo caso, la provincia, lo Stato di Roma dovrà farsene carico. La morte di Andrea dovrà darci giustizia. Perciò. Quello che dico, insomma, la morte di mio figlio Andrea, non credono di cavarsela così a buon mercato, come se niente fosse mai accaduto. Hanno un ragazzo di solo 26 anni sulla coscienza, errori imperdonabili che hanno portato a queste responsabilità e questi responsabili, causando questo scempio con la morte di Andrea. Io parlo proprio del parco da Melo Brenta, parlo della provincia, parlo della protezione civile, la guardia forestale, sono tutti avvisati. C'è stata anche una grande omertà da parte della... Guardia forestale che ha sempre negato tutto e non ha mai detto: qui c'è un problema, dobbiamo intervenire. Anzi, i cittadini non sono mai stati allertati. Tutti responsabili della tragedia, Andrea sicuramente purtroppo, purtroppo non tornerà, ma noi come famiglia vogliamo i colpevoli di questa orrida tragedia che ha fatto parlare tutto il mondo, il mondo intero. Parlo di Stati Uniti, di Australia, di qualsiasi paese del mondo, oltre a nostra Europa. Per questa inaudita ingiustizia. Allora vogliamo la verità, la vera giustizia e grande dignità di Andrea, morto innocente, colpevole solo di amare il suo bosco, la natura e la sua montagna. Suo più grande amore. Andrea, il più grande amore, era la montagna. Faceva mille sport, ma la montagna era questa. Ciao Andrea, guidaci ed illuminaci tu da lassù, illuminaci se, pu se puoi, perché dobbiamo avere veramente giustizia per Andrea. Andrea avrà, dovrà, deve e avrà giustizia. Andrea, sei e resterai sempre nei nostri cuori tutta la vita. Vi ringrazio, però devo fare poi un po' scritto. Okay? Prima, voi eh, avete saputo in questi giorni di questo orso di Molveno, l'avete tutti sentito, credo comunque qualcuno è arrivato, qualcuno no. Località Pradel, che ciò si ritrova sopra la funivia dove arrivano le piste a Molveno. E il noto martelar mi pare marco martelar questo grande diciamo scultore artista vicentino sta costruendo un orso gigante che sarà almeno 6 metri d'altezza e non so quantificare per la lunghezza una cosa enorme sarà pronta per la fine agosto i primi settembre perciò verrà inaugurata dal comune dal sindaco di molveno e un'opera che è stata diciamo che la pagherà il eh, come si dice l'amministrazione, diciamo, delle funivie, perciò il, il direttore responsabile, il presidente, insomma, è stato relegato delle funivie. Cosa succede? Praticamente loro fanno questo orso e oggi negano, dicono, ma la famiglia Papi era avvisata, era stata, così, era stata contattata. Le spiego subito, vi spiego subito. La famiglia Papi è stata avvisata che, stavano, che volevano fare un orso di legno, dei rami di vaia, chiamiamolo impagliato, come vogliamo, insomma. Questo orso... A gennaio, dopo le feste, mi pare era gennaio e febbraio, mandano un loro conoscente che era anche un nostro, ok? Conoscente, ok? Che questa persona ha un bar. Cioè voglio dire, non so in che maniera possono mandare uno che ha un bar, perché è un conoscente loro, è un conoscente mio, a dire: prova a chiedere alla famiglia se è d'accordo che noi costruiamo un orso in Val di Sole. Lo volevano costruire in Val di Sole, perciò per il prossimo, diciamo, l'autunno, e l'inverno, eccetera. E noi, io gli ho detto subito: ma tu sei un pazzo? Già il fatto che ti abbiano mandato a te a chiedere, vai fuori dalle scatole e non farti più vedere, gli ho detto, cosa vai a cercare? Loro hanno mandato questo emissario, chiamiamo così una, una parola emissario, un mediatore, per vedere perché non hanno voluto mettere la loro faccia, hanno chiamato questa persona. Questa persona viene a chiedere, poi, tu, ovviamente, le decisioni erano prese e l'hanno fatto perché io gli ho detto in Val di Sole, ma neanche parlarne, ma non sono io che decido questo, io ho dato solo il mio. Diciamo, no, la mia autorizzazione per quanto mi è stato chiesto, e l'hanno fatto poi Molveno, lo stanno costruendo Molveno. Oggi dicono, la famiglia era stata avvisata. Noi, per essere, come si dice, vicini alla famiglia, per sensibilità, abbiamo avvisato la famiglia prima che qualcun altro l'avvisi Perciò parliamo di giornali, di tv, eccetera. Prima che lo sappia la tv, lo vogliamo dire noi. Le decisioni, quando sono prese, sono prese. Loro hanno fatto quello che hanno voluto. Io quello che voglio dire è che credo che. Quello che è successo nella mia famiglia può succedere anche nella loro. È un boomerang che si lancia e può tornarti indietro anche colpendoti. Perciò attenzione che tutto può essere. Oggi abbiamo avuto Andrea, domani potremo averne un altro. Questa è un po' la storia dell'orso che a giorni si presenterà, perciò sappiate come leggerete sui giornali, la famiglia è stata contattata da una persona che non era il sindaco, io credo che è una domanda che si deve fare. Si fa... Tramite un'email, tranne una telefonata, tramite una lettera o comunque di persona. Viene il sindaco di persona, viene l'amministratore legato alle funivie e mi chiede. Ma la mia risposta poi non era, come si può dire, non è che io contavo fino a già, ma solo per sensibilità. Hanno fatto quel cacchio che hanno voluto, lo stanno costruendo e pertanto lo vedrete a giorni. Grazie a tutti intanto, grazie davvero, grazie, grazie, grazie. Sì, Piero Antonio del Comitato per Andrea Papi, deve tenere anche quel microfono, ringrazio Carlo che ha sottolineato appunto una cosa che ha fatto rabbrividire me, ma credo rabbrividire tutti. Sono stati commenti sui social su una tragedia del genere, ma come diceva Umberto Eco, purtroppo i social hanno sdoganato milioni di imbecilli che prima venivano zittiti al bar. Uno andava al bar, diceva una puttanata e gli dicevano bevi demente. Giusto? Adesso invece sui social ci sono gli idioti che si creano il profilo B, copia, incolla, frasi di Schopenhauer, di Kant e voi che non li conoscete pensate che siano dei geni, sono degli imbecilli. quando Carlo parlava la colpa di Andrea andare nel bosco, ma voi lo conoscete il Trentino. Il Trentino è una metropoli diffusa, è ancora trentocentrica, purtroppo, però è una metropoli diffusa. Cosa significa? Significa che ogni 5 km al massimo c'è una casa, c'è un paese. I boschi hanno dei piani di gestione, erano la riserva di mirtilli, di selvaggina, di legna di fogliame, erano quello che fino a 50-60 anni fa era la dispensa del popolo trentino. Il popolo trentino è uscito dal Medioevo nel 1968, quando il poeta di Canezza, Claudio Morelli, scrisse anche i mocheni sono andati al mare. Voi non lo ricordate? Io lo ricordo, cioè, forse lo ricorda Franca Penasa, le strade bianche, i buoi, il trattore. Perché? La natura intesa come dispensa come bosco, ci facevano delle liti immense eh, per i boschi, per le parti, non è come in Abruzzo, uno dice il modello Abruzzo, il modello Abruzzo, io l'ho verificato, sono montagne abbandonate, voi se fate il giro nell'Appennino fate chilometri, chilometri e eh, non vedete una casa. Purtroppo è ideologico il confronto e quando il confronto è ideologico significa che io sto per il Milan e tu stai per l'Inter, o tu stai per la Juve e io sto per il Torino. E non c'è possibilità di fare un ragionamento concreto che porti a una soluzione. Un ragionamento concreto che potrebbe portare alla soluzione lo fa adesso Piero Antonio Cristofoletti, già sindaco di Malè e presidente del comitato per Andrea Papi. Prego Piero Antonio. Grazie Gabriele. È un po' difficile dal punto di vista emotivo parlare dopo l'intervento di Carlo, però oramai sono vaccinato perché durante tutta l'estate del 23, anche l'autunno del 23 abbiamo fatto serate in tutto il Trentino, quasi 30 serate, con sale piene come quella qui di stasera, a proposito l'anno scorso non siamo riusciti, no, proprio per i molteplici impegni che avevamo, a arrivare fino alla Valle dei Laghi, siamo qui questa sera, approfitto per ringraziare anche orgogliosamente i trentini, che hanno organizzato la serata, ci hanno invitati, ci siamo anche eh, come dire, conosciuti da tempo con Orgogliosamente Trentini, loro eh, due dei, dei fondatori, penso, di Orgogliosamente Trentini, eh, Luca e Stefano, che non è qua questa sera. fanno parte anche del comitato insieme a Perantarea Papi, presieduto dal sottoscritto, e quindi hanno fatto parte della nostra attività fin dall'inizio insomma, no? Quindi li ringrazio per l'invito di questa sera per aver organizzato questa serata veramente partecipata e importante. Importante come sono state importanti tutte le serate che abbiamo fatto in giro per il Trentino. Noi siamo nati chiaramente e eh, purtroppo dopo il tragico evento che ha coinvolto la famiglia Papi con la morte di Andrea, siamo un gruppo di volontari. I volontari che eh, si sono dati eh, uno statuto, abbiamo fatto le cose insomma come devono essere fatte, col patrocinio sempre della famiglia Papi, e con eh, sostanzialmente tre obiettivi. Il primo eh, era più, più immediato al tempo, insomma, no? Do, appena dopo la morte di Andrea, era quello di sostegno alla famiglia, eh, il, primo, eh, il primo punto era il sostegno morale e di aiuto anche proprio di sentimento alla famiglia Papi, molti di noi hanno anche amici proprio personali della famiglia di Andrea e quindi eh, sentivamo proprio questo impegno eh, pressante di dover insomma aiutare, aiutare loro eh, a venire fuori da questa situazione che insomma, no, non, si, non si verrà mai fuori da una situazione del genere, no? si sente dalle parole di, 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 di Carlo quando, quando parla, no? o con Franca quando, quando ci confrontiamo, con la sorella, con la, con la fidanzata, insomma sono cose... No, che non si potrà mai dimenticare nella vita questo. No? Quindi il primo obiettivo era questo, compreso anche eh, una raccolta fondi per il sostegno anche eh, per le prime spese eh, eh, legali che la famiglia ha dovuto sostenere e per tutta una serie di eh, interventi che poi il comitato si è assunto e che puntualmente Carlo lo sa, abbiamo ricordato prima le 30 serate, ma. Brevemente vi dirò anche eh, l'altro tipo di attività che il Comitato ha fatto. Il, terzo, il secondo obiettivo era quello comunque di aiutare anche chi eh, si fosse trovato eh, a dover affrontare situazioni come quelle di Andrea, anche se non così tragiche, ma che comunque coinvolgevano eh, di persona eh, no, gli abitanti del Trentino, ma anche i non abitanti del Trentino, ricordo che orgogliosamente Trentini. Anche una parte eh, di iscritti che hanno eh, case, seconde case qui in Trentino, e che si sentono normalmente danneggiati da questa situazione di presenza di grandi carnivori. Come chiaramente tutti i Trentini, perché insomma. <ride> Qui eh, la presenza vostra di questa sera lo dimostra, ma torno a ripetere, ce l'ha dimostrato l'intero Trentino quanto sia sentito questo problema e quanto insomma, preoccupi la nostra gente. Quindi il secondo obiettivo era quello di aiutare chi che sia che si fosse trovato in difficoltà da situazioni derivate dalla presenza dei grandi carniori. Il terzo obiettivo, che è quello anche eh, di più lunga gittata, era, era ed è la richiesta purtroppo <ride> non ancora ben definita con la nostra eh, carissima provincia, era la, la richiesta di eh, revisione radicale e totale di quello che era l'IFursus. Voi sapete che l'ifursus era in capo al, al parco della Damelo Brenta fino al 2004 e poi è andato in capo la gestione dei grandi carnivori è andata in capo. Alla nostra provincia con il nostro servizio forestale, quindi la revisione completa di tutto questo, insomma, no? noi la chiedevamo allora con, con forza, abbiamo continuato e continueremo ancora. Siamo arrivati a delle piccole, piccolissime correzioni, non della nostra provincia, eh, mi intendo però, eh, una prospettiva. Eh, delle misure cosiddette strutturali che possano dare una prospettiva di sostanziale sicurezza come avevamo prima della rimissione di questi grandi in valentino, eh, non le vediamo. Non le vediamo perché eh, sostanzialmente eh, le misure che sono state prese, eh, uso un termine brutto anche, no? è fuffa, è, è fumo negli occhi. Eh, compresa l'ultima legge, quella che chiamano la legge Mazza-Orsi di, di, di Failoni, che insomma, eh, conta poco eh, per risolvere eh, questo problema. La realtà, la realtà eh, è tutt'altra. Noi, per andare a fondo anche eh, eh, di, eh, di quelle che possono essere le prospettive future, di quello che può essere una possibile soluzione di questo grossissimo problema che, che avviluppa il Trentino. E, e crea questo clima di paura e quant'altro nella nostra gente. Faccio una parentesi, anche voi, no, durante questi ultimi mesi, avete avuto la percezione concreta di cosa vuol dire eh, avvistare l'orso quasi giornalmente, incontrarlo ed avere anche degli incontri molto pericolosi. Eh, inizialmente, eh, fino all'anno scorso, era quasi peculiarità eh, no, della Val di Sole e dell'Alta Varrendena. Adesso insomma, si sta eh, espandendo un po' in tutto il Trentino occidentale questo tipo di problema. Eh, dicevo, eh, tutte le richieste che noi abbiamo fatto insomma, sono state eh, in parte cassate, in parte inascoltate da parte della nostra provincia. Non capiamo il perché, perché piacerebbe prima di tutto a noi, ma insomma, piacerebbe alla gente del Trentino, che la nostra provincia ascoltasse no, quello che emerge. Evidentemente dalla gente. Ascoltarsi quello che emerge da serate come queste. Noi torno a ripetere, ne abbiamo fatte parecchie e ed è da tutte queste serate, insomma, emergeva la paura, la costante eh, eh, rilievo dell'insicurezza che oramai la gente trentina ha nel girare a casa propria, perché adesso lo abbiamo nei paesi l'orso, lo vediamo nei paesi, nelle vicinanze. Eh, fuori casa perché a Malè eh, era in piazza, sulle ciclabili non si può andare, eh, si vede nei giardini, delle, avete visto Arco, insomma, il no? signore francese che è stato aggredito qua vicino eh, era poco lontano dal paese, quindi non possiamo più essere liberi a casa nostra, quindi al di là della paura e dell'insicurezza è la mancanza di libertà, mancanza di libertà che ha già portato a dei cambiamenti nel modo di vivere nostro, modo di vivere che da centinaia d'anni, no? eh, abbiamo comunque eh, imparato dai nostri avi, dai nostri nonni, dai nostri genitori, e che ora ci è tolto. Eh, io ho avuto, come comitato, chiaramente, eh, ho avuto delle sollecitazioni da da un nucleo di persone della Valle dei Laghi, no? che ringrazio anche per avermi contattato e, per... e che chiedono eh, che eh, possano essere fatte delle iniziative come quelle che abbiamo fatto in Val di Sole. No? Tutte le iniziative che abbiamo fatto eh, per risolvere questo problema, compreso quello di richiesta, alla quale non ci è mai stato dato risposta, di una commissione speciale, perché a livello nazionale sono le commissioni d'inchiesta o le commissioni, Trentino c'è la commissione speciale, no? Per vedere quello che è successo dal 96 ad ora che sarebbe interessante, no? poi magari Michele, il professor Corti, vi farà un escursus di questo, no? Però sarebbe interessante che chi in prima persona ha voluto questo, no? ci spiegasse quello che è avvenuto. Ma non solo, come diceva Carlo, dai presidenti che si scaricano: ah, prima c'era questo e poi c'era quell'altro. No, dai servizi, perché nei servizi. Eh, e eh, nei, nei, nei funzionari anche del parco, c'è ancora chi è presente, Mustoni, tanto per non far nomi. C'è ancora? Dicon che è stato il papà dell'Ai no? Quindi potrebbe insomma, no, eh, dire qualcosa di concreto di come è avvenuto. Questo ci fanno passare, fan passare che tutto questo è stato voluto dai Trentini. Io sono stato a qualche trasmissione televisiva, anche nazionale. Dove mio, ma in fin dei conti l'avete voluto voi, l'avete voluto come promozione turistica, avete preso un sacco di soldi eh, dall'Europa e quindi eh, di cosa vi lamentate, ma cosa volete che l'avete voluto voi? Allora, voi eh, siete molto numerosi, mi piacerebbe che qualcuno qui no, mi dicesse se è stato contattato nel 96-97 quando dicono di aver fatto quel famoso sondaggio, c'è qualcuno che è stato contattato? A me non, risulta, me non risultava né in Val di Non, né in Val di Sole, né in Varendena, né qua, né in Val... Non so chi abbia contato le, le 1500 no, eh, interviste. Poi. Allora, Piero Antonio, sappiamo benissimo come funzionano i sondaggi. Se telefoniamo a una ragazza e le diciamo ogni tanto metti la gonna, ti dice di sì. Se telefoniamo a un uomo, ogni tanto certo, metti la Gabriele, gonna e ti dice di no. Come piacerebbe sapere a noi anche le domande che hanno fatto in questo, in questo sondaggio. Io posso solo fare... Eh, eh, come dire, eh, memoria eh, di quello che è successo al tempo, io ero sindaco di Malè, l'ha ricordato prima Gabriele. C'è qua anche eh, Franca Penasa che era sindaco di Rabbi e era presidente del parco dello Stelio, settore Trentino al tempo, a noi non è mai stato chiesto niente. Ovvero alla eh, Franca Penasa, presidente del parco, era stato chiesto: lei ha sempre detto picche su questo, per esempio. No? Quindi. Cioè, L'assunto che i Trentini hanno voluto l'introduzione dell'orso è falso, è una clamorosa fake news che ancora oggi rimarcano e ci vogliono far passare per vera. Non è vero assolutamente, non è vero. Per chi, per chi avesse voglia, ricerca sul, uh, mi sembra che era il Corriere del Trentino. Eh, di dieci giorni fa, un articolo dell'architetto Pierre Darry, eh, grande funzionario della provincia di Trento, era il capo del servizio ripressione ambientale al tempo, Gabriele lo conosci, il titolo è Per un pugno di dollari. Lui, fa, lui non, non fa accuse né artisti né cameraman, rileva solo che era presente e che per una questione di soldi e di pura Previsione di possibile marketing positivo per il Trentino è stato iniziato questo tipo di progetto. Bene, detto questo, insomma noi abbiamo fatto tutta una serie di passi eh, abbastanza inascoltati, torno a ripetere, dalle nostre strutture provinciali, non ultimo anche le osservazioni scritte che abbiamo fatto appunto alla legge, alla cosiddetta legge Failoni. Gli unici, gli unici che hanno fatto una, uh, un appunto e un'osservazione scritta no, a, a quel tipo di, 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 di iniziativa, a quel tipo di legge insomma, che adesso è vigente in Trentino, inascoltato anche quello, insomma, comunque pazienza. Allora cosa abbiamo fatto? Eh, col comitato eh, ci siamo ritrovati, era da un po' che, che ne parlavamo, no, ma durante il corso della primavera abbiamo detto, ascolta, ma perché eh, invece che... Eh, eh, sì, eh, dar l'apparenza che eh, solo il Cristoforetti, la Penasa, perché venivamo a dettare ad ancora adesso, eh. ah, quei due ex sindaci che fanno casino, no? E i due ex sindaci, Gabriele, non sono nel daldos, nel bestino? Eh, la Penasa e Cristoforetti, no? Eh, quindi abbiamo detto, ma insomma, perché non proviamo a... a avevamo l'idea del referendum, no? Da fare, avevamo chiesto ancora l'anno scorso, che ci avevano detto non si può fare perché eravamo in preelettorale, quindi non c'erano i tempi tecnici per. No? Poi, guardando bene la normativa, il referendum è un meccanismo che prevede o eh, cioè, Piero proposta che vuoi fare, eh? la proposta che vuoi fare anche qui, che hai già fatto. Sì, sì. Eh, la voglio fare anche qui, c'è già il gruppo qui, eh, no, di, di amici della Valle dei Laghi che ci eh, ha contattato e, e vuole sostenere questo tipo di iniziativa. Noi in Val di Sole sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Per tagliare la corta, Gabriele ha ragione perché devo, devo, devo chiudere. Abbiamo, <coughs> abbiamo fatto abbiamo, fatto, eh, 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 abbiamo lanciato l'iniziativa di una consultazione popolare prevista dagli statuti delle comunità, eh, delle nostre comunità la comunità della Val di Sole ha uno statuto, la comunità della Valle dei Laghi ha uno statuto, la comunità della Val di Nona ha uno statuto, no? e nel quale statuto è prevista appunto la consultazione popolare. Consultazione popolare che può avvenire o per iniziativa del Presidente, o per iniziativa della eh, conferenza di sindaci, cosiddetta, oppure per eh, iniziativa di un gruppo di persone, ma normalissimo, eh, possono essere 4 o 5 persone, cittadini normali, purché abbiano no, la, la residenza lì, il diritto di voto lì, che raccogliendo mille firme su un quesito che loro intendono proporre alla popolazione, un quesito che chiaramente sia di interesse no, di quella comunità, raccogliendo queste mille firme e depositandole presso eh, la presidenza della comunità, eh, può essere attivata l'istituzione di questa consultazione popolare, che è una votazione, con una risposta sì o no al quesito. Noi in Val di Sole questo l'abbiamo fatto, il quesito lo, lo riassumo, comunque molto semplice: ritieni che in zone densamente antropizzate come le nostre, come questa la Val di Sole, ma anche la Valle dei Laghi, come la Val di Non, sia pericolosa la presenza eh, dei grandi carnivori e ritieni che questo possa essere un danno alle economie locali? Questa è la domanda, sì o no? Molto semplice, molto no anche. Eh, non sanguinaria come vogliono dipingere no? nel resto d'Italia le nostre iniziative, però era molto semplice. Noi l'abbiamo iniziata, eh, l'abbiamo raccolto invece che mille firme, 6173 firme nell'affare di quattro giorni, 10 volontari. li ringrazio ancora adesso. I miei volontari, cosa eccezionale. Questo per dirvi quanto la gente sente il problema. Quanto la gente ha voglia di partecipare e di dire anche la propria su questo, finalmente di dire la propria. Perché qui dobbiamo pensare che eh, l'importante è che adesso anche altre eh, eh, comunità di Valle eh, seguano questo tipo di iniziativa. In Val di Non è già partita, l'altro ieri anche loro hanno fatto la richiesta, sta raccogliendo le firme e a brevissimo anche loro avranno. In Varrendena c'è già un nucleo, un comitato che pensa di fare questo tipo di percorso, in Varrendena lo sto a spiegarvi, insomma è un po' più complicata, qui nella Valle dei Laghi io poi mi, 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 mi sentirò insomma con, 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 con chi di sì, a sì, disposizione. Sì. Eh, io sono convinto che anche qui insomma... Tazzeranno. Anche perché questa serata nasce appunto per le preoccupazioni delle famiglie, perché l'orso eh sì. è presente e di conseguenza l'origine di questa serata è la preoccupazione, l'impossibilità di avere garantita quella libertà, quella libertà di muoversi sul proprio territorio, che come dicevo prima è un territorio antropizzato, un territorio che è un tassello di un mosaico di un Trentino, che è una metropoli diffusa, non è disabitato il Trentino come altre zone d'Italia. Certo. Eh, il problema è proprio questo insomma no? eh, noi qui ma prima lo ricordavate lo ricordava eh, carlo eh, darà dei numeri molto più concreti e molto più attuali il professor corti adesso eh, siamo in, arrivati a una situazione insostenibile insostenibile prima di tutto per la nostra sicurezza per i nostri sistemi e modi di vivere ma anche per quello che riguarda la nostra economia, già abbiamo delle difficoltà, esatto. insomma, no? perché no? il tempo, la gente che ha meno soldi, queste cose qua, se ci mettiamo anche questo, okay. rischiamo di cadere molto in basso. Io vi ringrazio, vi invito, se, ma sarà così, se nasce eh, il gruppo di eh, eh, promotori dell'iniziativa della consultazione popolare in Val dei Laghi, aiutateli, date una mano, andate a firmare e fate sentire specialmente la vostra voce. Grazie. Grazie. Passiamo i microfoni a Giovanni Todaro. Allora andiamo veloci perché sono tante le cose da dire. Ma allora, sentiamo Giovanni Todaro, che è giornalista, scrittore, divulgatore scientifico. E... Ciao Pierantonio, adesso tu vai. Non scappa, raccoglie le firme già adesso. Allora, Giovanni, tocca a te. Allora, divulgatore scientifico cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza ha bisogno anche di essere divulgata, bisogna anche di essere percepita, di conseguenza, è il sentiment delle persone. Adesso mi permetto solo di dire: se voi uccidono un leone in Africa, vi scandalizzate, giusto? Uccidono un leone in Africa. Non pensate alle persone nella savana, pensate al leone in Africa. Voi pensate che 59.460 persone in Italia, 60 milioni meno 540.000, pensano la stessa cosa quando viene ucciso un orso. Perciò il problema è molto, molto complesso. Prego, Giovanni. Allora, vi faccio un esempio, così capirete subito. Eh, gli oghi e bubu, i famosi orsi che rubano le torte. Dove sono stati inventati, no? Danne da Barbera? Nel parco di Yellowstone negli Stati Uniti. Allora, fa facciamo un paragone fra questo famoso parco di Yellowstone e la provincia autonoma di Trento. Attenzione che capirete diverse cose. Eh? Allora, il parco di Yellowstone è 3.000 km quadrati più grande di tutta la provincia autonoma di Trento. La differenza qual è? Che nel, nel, nella provincia di Trento ci sono circa 545.000 abitanti. Nel parco di Yellowstone ci sono 1.057 abitanti. 1.057? Non ci sono allevamenti perché sono vietati, non ci sono le marghe e così via. Qui ce ne sono 350. E, bene, sapete. Poi arriviamo agli orsi, eh? sapete quanti eh, lupi ci sono in questo parco disabitato, bellissimo? 124. Nella provincia autonoma di Trento già ci sono oltre 200 lupi, più del parco di Jeraston. Gli orsi, allora, praticamente dicono ci sono circa 98 orsi, su per giù perché non, sa, non si sa bene quanti siano, no? 98 più 22 cuccioli di quest'anno. Eh? Bene, diciamo intorno ai 150, 140, 150. Bene, in tutto il parco di Yellowstone ci sono 150 orsi. Lo stesso numero circa della provincia di Trento. Però Yellowstone, ripeto, ha 3.000 km quadrati in più. E 540.000 abitanti in meno. Allora... Eh, cosa significa questo? Che però gli orsi non sono in tutta la provincia di Trento, ma solamente nella parte occidentale. E allora questo significa che gli orsi in realtà, tranne qualcuno disperso che va in giro, sono solamente in uno spazio di circa 2.300 km2. Bene, togliete i centri urbani, le autostrade, le strade, i magazzini, tutto quello che volete. Calcoliamo quanto? 2.000-2.100 km2? Questo significa che in questa parte dove ci sono gli orsi della provincia abbiamo un orso ogni circa 20 km quadrati, 5 km per 4. Nel parco di Yellowstone c'è un orso ogni 60 chilometri quadrati, quindi a Yellowstone hanno uno spazio tre volte più grande. Questo può far capire che la situazione è ormai insostenibile, perché qui si parla dell'estinzione dell'orso, del, del lupo, possibile, ma nessuno parla dell'estinzione quasi nato di cosa? Del senso. Una specie animale deve poter vivere, anche l'orso, il lupo, ma deve essere gestita perché altrimenti non c'è eh, eh, più possibilità di uscirne. Fatto, attenzione, nel parco Iero sono due lupi che erano problematici, li hanno abbattuti immediatamente, eh? mentre invece qua abbattere <ride> un animale problematico non si può. Allora, prima si parlava del referendum, praticamente, veloce, l'hanno fatto il 1998 ad Oxford di Milano, questi cari signori, cosa hanno fatto? L hanno fatto 1512 telefonate. Eh? dove coglio coglio probabilmente, uno potrebbe essere ingegnere oppure l'altro potrebbe abitare nel centro, nel centro della città e questi 1512 abitanti erano delle province di Trento, Bolzano, Brescia, Sondrio e Verona, quindi non solo di questa zona, 1500 probabilmente per fare il sondaggio in televisione per capire se sono più sexy se le mutandine rosa o quelle gialle, fanno più telefonate. Mentre invece questo è un sondaggio fatto per introdurre il più grande predatore presente in Europa, magari qualcosa di più importante, solo 1512 telefonate. E, e questo nonostante la direttiva Habitat dicesse testualmente che ci, vuole, ci voleva un'adeguata consultazione del pubblico interessato, come impone la direttiva, ma qui non è stato fatto. Eh. Poi, ma poi cosa è successo? Hanno fatto nel 2002 un altro sondaggio sempre d'Oxa ed è risultato che l'81% era favorevole o molto favorevole all'iniziativa, no? Sì, ma della reintroduzione, diciamo, de, de, degli ossi sulle Alpi, non nella provincia, sola provincia di Trento. Tanto che nel 2003 hanno fatto un altro sondaggio solo in Trentino. 2000 telefonate, e sapete cosa è, è stato fuori nel, nel 2003 quando gli orsi in tutto il Trentino erano 12? Nel 2003 è stato fuori che il 52,1% voleva che rimanessero 12 orsi o giù di lì e il 14,8% che diminuissero. Quindi il 67% della popolazione del Trentino voleva che ci si fermasse a 12 o anche meno, ma questo non è avvenuto. Considerate solamente la cosa, che lo stemma della città di Berna in Svizzera è dedicata a un signorotto che ha ucciso un orso davanti a questo villaggio che poi divenne Berna. A Berna fu firmata la Convenzione di Berna che appunto è, ha la finalità di conservare la flora e la fauna selvatica. Ma se un osso si presenta in Svizzera, o, davanti a Berna, dove volete, gli sparano l'istante ed è stato filmato in Svizzera. Invece qui da noi non si può fare assolutamente nulla. Eh? Poi un'altra cosa, quando fu fatto il primo sondaggio per gli, gli animalisti estremisti, che io disprezzo selvaggiamente, eh, e penso che magari c'è il. Sia... Okay. Eh. Grazie. Allora, praticamente i Trentini erano dei santi, dei semidei, degli esseri di luce, perché avevano accettato questa cosa. Adesso praticamente siete degli etti del mondo, no? Perché le cose vanno così. Bene, il pensate questo. Dicono tutti, ma voi dovete imparare dagli, dagli abruzzesi perché vi siete fregati un sacco di soldi e so che che dicono. Imparate dagli abruzzesi perché loro sì che sanno convivere con i nostri lupi. Bene, questi sono i dati del parco d'Abruzzo ufficiali. Eh? Dal 1971 al 2015, solo le carcasse trovate, perché magari nei boschi non trovi tutto, eh? In Abruzzo sono state trovate le carcasse di 112 orsi eh? e arrivando oggi sono saliti a 153 orsi cadaveri, i resti. Sapete con le autopsie quanti di questi sono morti per cause naturali? Il 20%. L'80% è stato ucciso dagli abruzzesi che mettono i daci, il veleno e tutto. Solo che voi siete, scusate la brutalità, Fessi perché onesti, e quindi eh, aspettate, dai invece fanno i fatti. Ecco Giovanni, vorrei aggiungere a quello che, che hai detto tu. Che il, PA, il progetto Life Fusio prevedeva una quarantina, una cinquantina di orsi, ma non prevedeva cosa fare se superavano questa soglia. Prevedeva anche che avrebbero colonizzato tutte le Alpi i famosi orsi migranti. Se non vado errato, il rapporto 2022 dice che ci sono 20 orsi migranti, Lombardia, sono spariti. Guardate, ha ragione il collega, vi do un altro dato: allora loro dicono, ma dopo tutto, questi sono dei bambolotti pelosi, figlioletto peloso e così via? No? Allora, il, questi hanno reintrodotto, diciamo c'erano rimasti degli orsi in Trentino che non avevano mai causato danni a nessuno, eh, si vede che mai siano abituati alla popolazione, però erano troppo vecchi, no? E sono stati introdotti questi orsi, ma poi Corti spiegherà meglio, no? Beh, dicono, eh ma non è mica un grizzly, allora sappiate che l'orso bruno, che è una, il grizzly è una sottospecie, dell'orso bruno così come l'orso che c'è da noi o l'orso massicano, sono sottospecie dell'orso bruno la specie è una eh? allora dicono ma non è mica un grizzly ma voi sapete che l'orso bruno questo che c'è da noi può diventare un quintale più grande del grizzly non ve l'hanno detto questi orsi un maschio un grosso maschio può diventare siete mai stati allo zoo avete mai visto un leone adulto quello con la criniera bene questi orsi possono diventare 20 cm più alti, 50 cm più lunghi e un quintale più pesanti. Così avete un'idea? Sì, anche quattro quintali. Quindi non sono, sono degli animali che anche loro devono vivere giustamente, liberi, perché io non sono contro, ma devono essere gestiti. E quando dico ma non è un grizzly, si sbagliano, perché una ricerca scientifica ha dimostrato, dati la mano, scientifica, che dal 2000 al 2015 il grizzly, ossia l'orso bruno nordamericano, ha attaccato 183 volte. L'orso bruno e il nostro, quello che viene dalla Slovenia, sapete quante volte ha attaccato? 291, oltre 100 volte più del grizzly. E questi animali sono stati reintrodotti, eh? Ma come prendendoli, grazie ai carnai, quindi erano abituati a avvicinarsi all'uomo. Eh? Eh, quanto siamo? Sì, ancora sì. Boh, vi, vi uccido ancora per un quarto d'ora. <ride> allora, eh, l'orso bruno in Trentino dal 2014, eh, quindi in dieci anni, ha attaccato otto volte l'uomo, di cui una volta purtroppo mortale, no? E poi ci sono stati 16 falsi attacchi. Attenzione che il falso attacco non è un gioco: la persona se la fa sotto, eh, rimane scioccata. E, 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 vocabolario alla mano: guardate, che vittima è anche chi subisce ferite, o shock, o che riposa un danno per tutta la vita. Sono tutte vittime. La vittima non è solamente quella uccisa, ma tutte. E questo lo dice il dizionario. Eh? Allora. Il, io avevo parlato, mi ricordo con Mustoni. Mustoni era allora un ragazzo, il coordinatore del Parco da Mezzo Brenta, che coordinò appunto la liberazione e l'introduzione di questi orsi. No? E lui eh, mi ha detto, e ha scritto anche nei suoi libri, che lui praticamente ha questa tesi: Ho sempre detto, e l'ho anche scritto nei miei libri, che prima o poi gli orsi avrebbero aggredito qualcuno e l'avrebbero ucciso. Eh? L'Uni, nel caso degli orsi problematici, la cattura non serve, bisogna abbatterli, ma questo è normale, perché se si cattura un osso, magari si può mettere, non so, a Castellera, quello che volete, no? Ma qui gli orsi sono talmente tanti non si può fare il condominio per gli orsi, perché non occupano uno spazietto, mancano le case popolari, volete fare il condominio per 100 orsi? Non è possibile, no? Il eh, nostro problematico è quello che si avvicina troppo. Eh? il eh, vi, vi, vi faccio un esempio, qualcuno di voi sarà andato al circo, avete mai visto il, i leoni o le tigri o i leopardi con la museruola al circo? Oppure con i copri, i piedi, perché si chiamano piedi, le zampe. Ave, li avete mai visti? No. Ma gli orsi hanno tutti la museruola e hanno gli, gli unghioni coperti, perché? Perché l'orso è molto più pericoloso e pochi domatori si fidano a lavorare con gli orsi perché sono imprevedibili. Per questo motivo, magari non avete mai notato questa cosa. Per cui lo stesso Mustoni e, e altri ha sempre detto attenzione che gli orsi eh, eh, possono cambiare comportamento da un giorno all'altro. Un orso che per dieci anni è stato tranquillo il giorno dopo può diventare problematico e viceversa. Per cui quando si va a dire chiudiamo la tasta strada, la tra zona perché c'è l'orsa aggressiva, significa non capire niente, perché ci sono oltre 50 orse in, in Trentino, orse. Eh? E, e queste vanno in giro, ma non, non possiamo dire che non sono aggressive, perché lo possono diventare cambiando umore e comportamento, e questo è so dato a livello scientifico. Se fosse così non si potrebbe più girare in tutto il Trentino, in tutta la provincia di Trento, perché ci sarebbe un numero spropositato di os che quando fanno i cuccioli li portano avanti per 17 mesi e quindi li hanno sempre dietro. Queste orse bisogna dire sono stressate perché gli orsi maschi uccidono i cuccioli e li mangiano e uccidono a volte anche le femmine. Per cui questa povera orsa non solo deve, portare, deve girare per questo piccolo territorio in cerca di 20 kg di cibo al giorno per se stessa, ma anche per i cuccioli perché, oltre che bere latte, mangiano il resto. Quindi, noi ci troviamo un animale stressato che ha paura che venga attaccata da, dagli orsi maschi, sono molto aggressivi, eh, che non trovi mangiare, così via, è talmente in tensione che appena un poveraccio, purtroppo, camminando su una strada, si trova vicino a un orso, magari a 30 metri nel bosco, ma voi non lo vedete o sentite, ma lui sì, quindi è convinto che, che voi lo vediate, questo istintivamente attacca. Perché è sotto stress e quando voi con i figli siete stressati, fa lavoro e tutto, e scattate per un, un nulla. Però quello è un orso e voi no. E quindi queste cose bisogna eh, capirle. Eh, il, eh, io ho stato un po' perché sono... quando è, purtroppo è capitata il fatto di Andrea, nello stesso mese, nello stesso anno, nel parco di Yellowstone, quello che ho citato prima, una donna faceva footing e c'era un'orsa un con un piccolo, la donna è stata attaccata e uccisa. Qual è stata la differenza con qui, da noi? Che in America gli è andato subito da caccia, appena l'hanno trovata, l'hanno uccisa, a fucilate. Stop! Aveva un cucciolo e dato che i cuccioli imparano dai genitori, così come i bambini imparano dai genitori, ne, quelli del palco hanno detto questo ha visto che cosa è capitato, che, ha capito che l'uomo è attaccabile e questo si comporterà sempre così. Ma i figli del, 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 di JJ4 sono stati lasciati in giro dopo che hanno assistito all'attacco. Vi rendete conto? Sono più seri quelli americani che hanno capito e hanno agito o questa gente qui? Perché fanno questo? Perché politici e politicanti, i politicanti sono sempre molto di più, spesso valgono poco, eh, anche se si uniscono spesso vecchi tromboni e portano avanti delle tesi anche denigratorie. E, e allora questi cosa fanno? E vanno dietro l'onda agli animalisti che fanno tanto casino: sono quattro gatti, ma impongono le loro idee. Io spero ce ne sia qualcuno qua così almeno percepisce un po' come penso, cosa penso di loro, eh? Il, eh, Perché solitamente ci seguono come cani. Eh, ho ancora dieci minuti, peggio per voi. Allora, dicono, e eh, arriva l'orso, ti butti per terra e così via. Allora, per quelli di voi che sono appassionati di sport, Usain Bolt, quello, quello che ha fatto i 100 metri, no? il record del mondo. Sapete questo centometrista in quanto fa 100 metri? Il record sono 37 secondi. Sapete un osso di 2-300 kg in quanto tempo fa 100 metri? In 7 secondi, perché va a 50 km all'ora, 15 metri al secondo. Se voi vedete un osso 50 sappiate, sappiatelo visto che siete qua, se vedete un osso 50 metri Polasi se ne vada per i fatti suoi, ma tempo se volesse attaccare. Uno, due, tre, sono finiti i 50 metri. Dovete ricordare questo. È molto veloce e ha molta resistenza. Eh? Il, eh, è un pezzo, perché se no non la finiamo più. Eh, vediamo un po' cosa ci può essere altro interessante il allora, fatto sta che qui la gente ci vive da, da millenni ed è il diritto sacrosanto di andare a lavorare nei boschi fare la scampagnata tutto quello che volete con, con quelle restrizioni che aveva ipotizzato il eh, il TAR di Trento per me è assurdo perché ripeto, non puoi chiudere una zona perché c'è un'orsa e allora moltiplica per 52 e non uscite più da casa come col Covid. Eh? Quindi significa non sapere le cose. Il fatto sta che gli orsi devono essere appunto 40-50 secondo le previsioni. Nell'arco di 20-40 anni devono diventare 40-50 e distribuiti, ripeto, 40-50 fra Trento, Bolzano, Brescia, Sondrio e Verona, adesso ce ne sono boh, 100-150 e in quanto tempo? Neanche 30 anni. Per cui devono, devono e, e poi qua sapete che eh, densità avete? 88 persone per chilometro quadrato, ma in Slovenia dove sono stati presi questi orsi la densità è di 15 abitanti per chilometro quadrato. Con la differenza che in Slovenia uccidono 200 orsi l'anno, significa che il primo orso che si comporta male, che è un po' aggressivo, insomma fa preoccupare, viene messo nella lista degli orsi da battere perché i cacciatori hanno eh, il permesso di abbattere un certo numero. Quindi abbattono 200. Quelli problematici vengono subito eliminati. Quando in, è stata uccisa una ragazza in Romania, avevano deciso di uccidere 200 orsi subito, visto che è stato ucciso la ragazza ha, eh, hanno deciso di abbatterne 500 500 cioè, e qui invece stanno a parlare del sesso degli angeli, poverino cioè, non, ho, non ho capito la, la vita umana è sempre più importante che che ne dicono gli animalisti non si può, e poi, poi la chiudo qui si fregano troppi soldi e sono sempre soliti noti che si, si prendono i soldi voi considerate che dal 1971 a oggi per i vari programmi LIFE e tutte queste cose qua praticamente per l'orso per il lupo sono stati introitati so, sempre dai soliti noti su per giù, chi si sa eh, chi sono 60 milioni di euro che sono 110 miliardi di lire eh? per cui e poi si aggiungono altri. Solamente per proteggere greggi, bestiame e tutto sono stati spesi in soli 27 anni, negli ultimi 27 anni, ripeto, a parte quelli che vi ho detto, solo per proteggere bestiame, le cinti e così via, 133 milioni di euro passati tutti dalle solite mani. Per cui qui racchiudo purtroppo e dico le ultime due cose. Eh, due cose devono cambiare. I direttori didattici presidi, insomma tutti quelli che fanno venire delle scuole degli emeriti incapaci, eh, che vanno dai bambini a parlare, dicendo quanto è buono Rosso, quanto è cattivo l'uomo, tutte cose assurde, ma che eh, creano eh, generazioni intere di bambini che pensano le cose false che non sono vere, ma queste vengono fatte perché le scuole permettono a questi individui o individui di parte di andare a inculcare strane idee. E poi, e lo dico da giornalista, eh, non considerando i presenti, eh, l'ho sentito parlare e mi ha fatto piacere, purtroppo in eh, provincia di Trento abbiamo forse il peggior giornalismo d'Italia. Eh, veramente da vergognarsi come giornalista da 40 anni, eh, ho visto eh, veramente so sottomessi, genuflessi, non dico altro perché davanti al potere, tutti lì a nascondere le cose. Perché lui prima parlava dello striscione, se voi fate la stessa strada, dopo 500 metri c'è un, 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 un cartellone con scritto mi sembra viva Napoli, qualcosa del genere, che è lungo forse dieci metri per 6, E quello non l'ho mica torto, eh? E però lo striscione piccolo e figlio dava fastidio. Eh, certo. E certo. E allora, e chiudo, basta farsi prendere in giro. Basta avere paura di animalisti che minacciano, sono dei delinquenti, guarda, dei vigliacchi. Bisogna andare avanti e, poi, e finire bene. Grazie. Grazie Giovanni. Giovanni, allora, devo dire per onor di cronaca e per difendere la categoria che non è che tutti siano i peggiori giornalisti <ride> perché Carlo con noi è stato più volte invitato e è riuscito a dire la sua e noi sappiamo che il problema è complesso, è complesso. Tu hai fatto bene a sottolineare come il TAR di Trento blocca le ordinanze dicendo: "Il presidente Fugatti deve tutelare la sicurezza non degli orsi ma degli uomini bloccandoli quando vanno nei boschi. Ma, eh, cerchiamo di capirci. Io ho una baita nel bosco, vado nel bosco per funghi, per mirtilli, non ci posso più andare perché l'orso è il padrone del mio. Torniamo alla scala: il più grande predatore è l'uomo, e per difendersi si è fatto, come dicevo prima, le case, i vestiti, le armi. Se rinunciamo a questo, facciamo, come diceva Schopenhauer, facciamo un suicidio collettivo e ce ne andiamo tutti, ok? Poi ha snocciolato tanti spunti Giovanni, ma uno secondo voi faccio una domanda a voi. Io non voglio essere di parte, che il moderatore deve solo moderare, però la domanda mi sorge spontanea. Un orso di 4 quintali cosa mangia? Mirtilli, miele, fragole? Non eh, so, io questa domanda me la faccio Cosa mangia un orso di quattro quintali? Ok? Poi dobbiamo capire anche una cosa: che la politica, come la magistratura, rispecchia un po' il popolo. Chi di voi ha tirato il collo a una gallina? Alzi la mano. Nessuno. Nessuno. Noi ormai aboriamo la violenza, ok? I macelli sono chiusi. E noi compriamo fette di cadavere però al supermercato, giusto? E che buone che sono, ok? Allora, questo si riflette anche in chi decide, ok? L'orso non è un gigante da quattro quintali, l'orso è un peluche, ok? Se noi non siamo consapevoli che esiste la violenza anche sotto casa, nel macello che noi non vediamo e non frequentiamo, andate nei macelli, ma non per farvi non dormire la notte, per farvi capire. Come funziona? Perché noi dobbiamo riappropriarci per certi versi della violenza, per capirla, ok? E per farne strumento a nostro favore. La violenza vuol dire essere padroni del proprio destino. Non lo dico io, lo dicono i più grandi filosofi, eh? Ma non la violenza che io faccio del male a una persona inerme. La violenza significa anche... Violentare il territorio come abbiamo fatto noi per costruire le case, per costruire gli acquedotti, per costruire le strade. Abbiamo violentato la natura, abbiamo violentato il territorio per sopravvivere, però non violentiamo gli orsi. Professor Corti. Tocca a lei. Allora, buonasera a tutti. Due, due parole. Grazie. Una notazione brevissima sui media trentini. Eh, noi abbiamo fatto un convegno in Vassugana a Telve il 13 giugno, organizzato dal comune di Telve, una, un palazzetto pieno e nessun giornale o sito trentino ne ha parlato. Settimana scorsa con orgogliosamente Trentini abbiamo fatto una serata in Val di Sola con Mezzadura, nessun eh, giornale o media trentino ne ha parlato. Non voglio far nomi, ma anche l'unico sito che in Trentino era un po' la controcampana, la, contro la, con, la voce eh, critica a, proprio su questo tema, Ossi e Lupi, da qualche mese si è fatto molto timido. E, e così concludo. Quindi, l'unico sito che ci passava comunicati sulle nostre attività non ce li passa più. Lo dico come tutela rurale, ma anche il gruppo orgogliosamente Trentini. Allora, dico subito alla regia, passate a Trentino VTV gli highlight e nei prossimi giorni racconteremo questa serata, mi raccomando. Infatti io credo che eh, la pressione popolare... Eh, il successo di serate come questa, ma anche il successo dell'iniziativa della scorsa notte in Varendena con 100 striscioni, credo che possano far cambiare idea anche ai siti e ai giornali trentini, che guardano molto all'economia e forse cominciano a capire che se vanno troppo contro la popolazione potrebbero avere anche delle... Eh, conseguenze negative sul piano economico. Detto questo eh, voglio dire solo una cosa su Andrea Papi, perché è sempre giusto tutta questa nostra attività dobbiamo dire che è conseguenza di quello che è successo l'anno scorso. Eh, la, la protesta contro gli orsi è iniziata nel 2012 in Valrendena. Do, quando si creò un comitato no Rossi, comitato che si è rianimato proprio dopo l'anno scorso, poi c'è stata la stagione delle aggressioni 2014, 2015, 2017, ma poi, fino alla morte di Andrea le proteste sono rimaste lì un po' addormentate. Quindi eh, è giusto sempre fare riferimento alla morte di Andrea. Dico solo una cosa e poi entro nel tema. Eh, ritengo scandalosa la richiesta di archiviazione per, nel procedimento per le sue responsabilità penali per la morte di Andrea. Vi faccio solo una considerazione. L'attacco che ha subito Andrea è stato classificato un attacco difensivo, ma questo l'ha certificato un perito del Tribunale che è un esponente del WWF un signore che va in giro a fare i convegni a favore degli ossi e che l'anno scorso a Roncone, Carlo ti ricordi bene, è venuto a contestarci. Ebbene, quello è il perito del tribunale e ha detto che l'attacco era difensivo. Attacco difensivo, vi dico rapidamente le modalità. Eh, a, Andrea, mi spiace Carlo, Andrea è stato afferrato... Con la testa tra le fauci dell'orsa ed è stato trascinato per 70 metri con la testa tra le fauci dell'orsa. E quello è un attacco difensivo, quello è un attacco predatorio. E, eh, ma su questo avremo modo nei prossimi mesi di entrare nel merito di, di questa vicenda. Eh, rapidamente. Sull ci sarebbe da parlare delle ore, faremo delle altre serate informative. Oggi vorrei parlare più delle questioni attuali, del danno economico che sta provocando al Trentino questa sciagurata reintroduzione dell'osso. Due, proprio due cose: tanto per richiamare cosa è stata la, la tempistica, nel 1992-93. Eh, certi signori hanno deciso che bisognava portare dieci orsi dalla Slovenia prima di qualsiasi studio. Gli studi sono stati fatti poi successivamente nel 1995, 97, 98: prima erano studi molto raffazionati, poi li hanno eh, messi a posto un po' meglio. Ma vi dico che erano sempre studi basati su dati estrapolati da altre situazioni. E fatti da persone che non avevano competenze specifiche sull'osso, sono cose su cui torneremo. Fatto sta che senza valutare eh, la realtà effettiva del Trentino, ma solo con, con alcuni dati a tavolino sulla carta, si decise perché quella è una decisione politica presa prima di andare a portare gli ossi dalla Slovenia, e eh, sapete che ne hanno portato 10. Eh, soltanto eh, due maschi e tre femmine hanno avuto discendenza, quindi sono anche orsi fotocopia. Dal punto di vista genetico bassa qualità, forte consanguinità. È stato detto ai Trentini che non erano pericolosi, mentre nello studio che ha consentito di ottenere l'autorizzazione all'importazione c'era scritto che era possibile anche l'attacco mortale, perché come si fa a negare che l'orso è un pericolo? La, data la potenza, l'imprevedibilità del comportamento, eh, la mole, la velocità, è una macchina, è, una macchina, è un carro armato. Una... E, è stato subito detto che l'orso avrebbe rafforzato l'immagine turistica del Trentino. Ecco, professor Corti, su questo è vero. Voi non vi ricordate, ma sugli autobus c'era l'immagine dell'orso e nella Iola hanno costruito in cartapesta sul ponte di San Lorenzo un orso. Non voglio contestare chi ha deciso allora, si vede che non aveva, come ha detto il professor Corti, analizzato in maniera scientifica il contesto. Ma diciamo, è stato un progetto avventuroso fatto da persone che. Avevano degli interessi reciproci, si paravano il di dietro l'uno con l'altro, politici, tecnici, e hanno combinato questo guaio. Nel, eh, nello studio con il, che ha dato il via all'autorizzazione alla, alla, all all'arrivo degli ossi. Si parlava di 2,5 orsi per 100 km quadrati. Nel 2020 tenendo conto che gli orsi, le orse, perché il territorio degli orsi è il territorio delle femmine. I maschi si sa che sono vagabondi, vanno anche lontano centinaia di chilometri per cercare le femmine e evitare la consanguinità. Cosa va a fare l'orso maschio? Non vuole accoppiarsi con le, i, su i suoi parenti, le figlie, le madri, le sorelle, le zie, le nonne. Se ne va all'estero a cercare femmine di, una, di altri ceppi in modo da evitare la consanguinità. Se l'orso non trova femmine dove va, torna indietro e si accoppia con le consanguine. Quindi eh, invece di arrivare, il progetto prevedeva che nel giro di 20, 30, 40 anni si sarebbe arrivati a una popolazione di 70 orsi, ma dall'Adige al lago di Como quindi mezza Lombardia, era tutto un altro... Eh, e prevedevano anche che dalla Slovenia nel frattempo sarebbero arrivati dei maschi a eh, fecondare le femmine trentine e a evitare la consanguinità. Non, mm, eh, il dottor Groff, che è il famosissimo eh, coordinatore del settore grandi carnivori del servizio faunistico della provincia autonoma di Trento, che è in quella carica dal 2004, quel signore è vent'anni sulla stessa poltrona, ne ha dette di ogni, diceva anni fa che l'orso non era pericoloso, e Fugatti l'ha lasciato al suo posto. Oggi, eh, se teniamo conto, è vero, allora, i dati della provincia dicono che con i cuccioli arriviamo a 130 Soggetti. Ma nel 2023, uno che non è l'ultimo arrivato, il senatore Spagnoli, già direttore del Parco dello Stelvio, settore bolzanino, già dirigente dell'ufficio fauna della provincia autonoma di Bolzano, nel 2023 il senatore Spagnoli in un'intervista al Corriere della Sera sosteneva che gli orsi in Trentino, secondo lui, erano già 150-200. Allora, io do fede ai dati del senatore Spagnoli, che poi non sono esageratamente più alti di quelli della provincia, e arriviamo a una densità di almeno 8 orsi per 100 km quadrati, che è doppia di quella che continua a dichiarare la provincia. Arriviamo a delle densità molto elevate. Loro sostenevano che in Trentino si sarebbe appunto arrivati a una densità di 2 o 3, perché non, il territorio non è così favorevole come quello della Romania, della Slovenia. Ma hanno sbagliato tutto: l'osso si è adattato benissimo. Una cosa molto interessante è. Eh, l uh, lo stesso settore grandi carnivori, in un, uh, uh, nella relazione per il progetto Dinar Alp Biar, che detto tra parentesi, aveva lo scopo di collegare la popolazione trentina con la popolazione slovena, quindi non è complottismo pensare che da parte della provincia dei forestali si sia pensato di trasferire degli orsi nel Trentino orientale perché si voleva creare il collegamento con la popolazione slovena. Comunque in questa relazione fatta nel 2019 eh, il, servizio, il settore grandi carnivori, quindi la provincia, l'ufficio competente, diceva l'orso si trova a vivere nelle Alpi centro-orientali in un territorio estremamente frammentato. È dominato da una presenza umana capillare e diffusa nello spazio e nel tempo, che vuol dire che in ogni stagione c'è gente che va in montagna per sciare eh, con le ciaspole, con le biciclette e con altri tipi di sport. Tutte cose che in passato non c'erano. Quando vengono a dire l'orso c'era sempre stato, ma erano quattro orsi. Eh, è scientificamente provato che le ultime riproduzioni in Trentino dell'orso autoctono ci sono state negli anni Ottanta del secolo scorso. Negli anni Novanta sono rimasti numero tre orsi anziani. Quindi, quando dicono che è stato un progetto di conservazione, è un inganno, non si è conservato un bel nulla. L'orso Trentino era estinto, quei tre vecchioni non si riproducevano più. È stato un progetto di reintroduzione di un orso, che è sempre osso bruno, ma di un tipo leggermente diverso da quello, da quello che era presente. Eh, qui arriviamo alla missione: l'elevata frammentazione e il contatto su piccola scala spaziale tra le aree naturali e quelle frequentate e modificate dall'uomo spinge e costringe gli ossi a interagire e confrontarsi con le persone. Che condividono gli stessi territori. Ecco il punto. L'incontro con l'orso, l'interazione che alla fine diventa pericolosa, è qualcosa di strutturale. Allora, è inaccettabile che si venga a dire è un problema di gestione dei rifiuti. È un problema di struttura del territorio. Questo è un esempio: se si vede qualcosa, comunque. Eh, qui siamo in Valle dei Laghi, piccole eh, centri abitati, inframmezzati a boschi, inframmezzati a mele, a meletti, inframmezzati a vigneti. l'osso, che le mele e l'uva la mangia ben volentieri, no? Quindi non è che si avvicina perché c'è l'umido non gestito bene, si avvicina perché in Trentino, finito il bosco, ci sono i vigneti i meleti, le case e le case anche sparpagliate. Quindi è un territorio che non si presta. Gli ultimi ossi erano in Val di Tovel, non, non giravano in Valle dei Laghi, in Val Rendena, eccetera. E' è per forza che gli ossi diventano confidenti perché sono aumentando sempre di più gli ossi sono spinti a utilizzare quelle risorse legate alle coltivazioni, alle, uh, ai piccoli allevamenti, a, uh, alle, ai pollai. Altra cosa, prima si parlava di Yellowstone, il Trentino è una situazione totalmente diversa, non solo da Yellowstone, ma anche dalla Romania. Nella Romania, eh, la Transilvania, eh, sono montagne... Vastissime, con dei grossi villaggi ai margini delle montagne. Ceausescu ai suoi tempi aveva eh, spazzato via i piccoli villaggi perché voleva favorire la moltiplicazione degli orsi per andare lui a caccia insieme alla nomenclatura comunista della Romania. E quindi gli orsi erano arrivati a un numero esagerato. Ma questo interferiva poco con la popolazione proprio perché sono montagne dove non esistono i masi, le malghe, ci sono i pastori ma eh, sono lontani dagli abitati. Qui invece abbiamo migliaia di chilometri di sentieri pedonali, di strade forestali dove oltre ai pedoni viaggiano le mountain bike, mountain bike che sono ancora più pericolose quando c'è l'incontro con l'orso. Ultimamente hanno, sono stati creati anche centinaia di chilometri per le biciclette elettriche no? e quindi si è, è, si è andati ad aumentare quella che è la frequentazione del territorio. In Trentino abbiamo 180 rifu, rifugi e strutture assimilabili ai rifugi, quindi c'è tutta una rete. Di percorsi e di punti di interesse di arrivo eh, al termine di questi percorsi lungo questi percorsi. Pensare che l'orso era un, eh, un, 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 un effetto positivo per il turismo era una grossa forzatura. Nel, sempre eh, Claudio Groff, eh, responsabile dell'ufficio Grandi Carnivori, eh, in un'intervista all'Adige nel 2008 diceva che l'orso è un richiamo efficace per il turismo della natura legato ai parchi, e all'immagine del Trentino come terra speciale e ben protetta nel cuore delle Alpi. Questo era un po' il senso di Life Ursus: non un progetto di conservazione perché gli orsi trentini erano estinti un progetto di ecologia spettacolo che doveva utilizzare l'orso come testimonial. Lo dicono espressamente piano faunistico provinciale 2010. Gli animali, riconosciuti come testimonial di un ambiente naturale integro, costituiscono un forte elemento di attrattiva turistica, tanto da essere sfruttati a livello pubblicitario per promuovere il turismo. E in effetti, se voi vi ricordate, in quegli anni, fino al 2010-2011, poi sono cominciati i problemi di predazione e poi le aggressioni alle persone. Ma fino a, fino a che gli orsi erano 20, 30, 40 e non c'erano grandi problemi, l'orso veniva eh, utilizzato su ogni brochure, su ogni deplian, su ogni manifesto della provincia e soprattutto di Trentino SPA. Eh, ecco, eh, insistono su questa cosa, gli orsi diventano confidenti e potenzialmente pericolosi perché sono attratti dal cibo, la colpa è di chi gestisce male i rifiuti. Ma ripeto, il cibo è anche la mela, eh, l'uva, le galline, i piccoli allevamenti ovicoprini. Ecco, cosa punto... facciamo? Vogliamo, obblighiamo i trentini. Su questo punto, sulla gestione dei rifiuti, ci sono i cassonetti antirifiuti. Lo sanno bene i sindaci che si sono battuti nel Consiglio delle Autonomie perché questi cassonetti antirifiuti costano e che non dovevano ricadere sulle tariffe che pagate voi. C'è stato un confronto abbastanza acceso con la provincia finché si è raggiunto appunto l'accordo. Fu in particolare Giacomo Redolfi, sindaco di Mezzana, che si batté per. In occasione di questo confronto, per dire no, l'orso è un problema. E ci date anche un altro problema di appesantire le tariffe? Perché questi dispositivi costano. Prego, professore. Ecco la, la narrazione, che è arrivata fino a oggi, è che eh, se si gestiscono bene i rifiuti, rimane eh, solo la sfiga di, di incontrare l'orsa con i cuccioli. Un caso sfortunato. Eh, povera orsa si sente minacciata e reagisce sempre parlando di JJ4. L'orsa che ha ucciso Andrea Papi, se si leggono i rapporti della forestale e eh, le dichiarazioni di chi era stato aggredito, il, il ciclista, i missiloni di classe, ehm, si viene fuori sempre l'immagine di un'orsa molto aggressiva, feroce e guarda caso. Non è stata classificata come molto pericolosa ma solo come potenzialmente pericolosa ma questo non è coerente con la documentazione quando è stata catturata per mettergli radio collare nel 2020 quando la liberano dalla gabbia tubo i forestali scrivono che quando è uscita era una furia erano stati impressionati dalla aggressività di questo animale eppure dal 2020 al 2023 è stata lasciata libera colpa del tar, colpa degli animalisti, io dico anche che la provincia poteva fare qualcosa per prevenire questa tragedia. In ogni caso si continua a dire che è una sfortuna imbattersi nella povera orsa che difende i suoi cuccioli. Ecco, noi sappiamo che eh, il parco da meno la provincia hanno Colpe enorme in questa faccenda. Ecco perché resistono alla richiesta di una commissione d'inchiesta. Perché se si va a vedere la documentazione, il materiale, eh, si vede che c'è stata una gestione irresponsabile dell'orso. La provincia produceva questo materiale, eh, ovvero l'identificazione dell'orso con un animale puccioso. Un peluche, un cartone animato si faceva di tutto per escludere la pericolosità. Guardiamo il parco cosa faceva. Il parco faceva i peluche trudi di Jose e Danizza, eh, che bravi orsetti, che coppia tenera. Nella realtà, non so quanto si vede lì, però insomma, è quello che è successo eh, nel luglio 2024. Una carcassa di un'orsa trovata vicino al suo cucciolo e uccisa probabilmente dal maschio. Quindi il parco avvalora l'immagine degli orsetti teneri, amorosi, coccoloni. La realtà è che gli orsi sono feroci, non sono quello che volevano loro. È stato venduto in ogni modo l'orso. Dolomiti del Brenta Bike è uno dei tanti esempi. Un ambiente è virtuoso perché è abitato da certi animali. La presenza dell'orso, arrivato grazie all'AiFusus, identifica la, la salubrità del territorio trentino. Cioè la perversione è stata nel dire io metto l'orso e questo mi certifica che il territorio è incontaminato, bellissimo, biodiverso, e quindi. Turisti venite in frentino perché avete una specie di paradiso terrestre. Il paradiso terrestre però è diventato un inferno. Grosse colpe ce l'hanno anche certe istituzioni. Facciamo pure nomi. Il parco sappiamo, il parco è il peccato originale. L'ai fursus l'ha voluto il parco dell'Adamello, colpa della provincia nei suoi dirigenti, nel suo pro, pro, presidente di allora Carlo Andreotti, accettare. E' bello che Andreotti nei, nei giorni scorsi ha detto che i trentini erano, consa, erano consenzienti, tutte balle. Siamo nel 2011, quindi non c'era ancora tutto il malandare intorno all'orso. E, e qui si dice l'orso salva il turismo del Trentino. Vabbè, poi c'è lo sfruttamento commerciale da parte dei privati, molto discutibile. Ma eh, le APT insistono, 2012, le APT difendono l'osso, risorsa per il turismo. Masè, presidente dell'APT Madonna di Campiglio, il turista, nel turista l'Orso provoca una certa emozione. Pensa di poterlo incontrare durante un'escursione e magari portarsi a casa una fotografia ricordo. Ma questo è un discorso irresponsabile. Vuol dire ancora una volta pensare che l'orso è inoffensivo e l'orso yogi ma anche eh, la, la PT Val di Sole 2012, mm, eh, dice. Eh, in realtà chi teme di incontrarlo non frequenta l'alta montagna, ma fa passeggiate semplici, mentre chi è più esperto e preparato si spinge in alto senza tanta paura. A titolo precauzionale, abbiamo installato dei cartelli informativi che invitano a non far rumore. Pensate, cioè, st eh, stanno tutti dicendo che bisogna andare in giro gridando, eccetera, e la grande. La grande precauzione dell'apitiva al di sole era no, sta, non fate rumore. Allora fanno vedere l'orso che gioca, fanno vedere la mamma coi cuccioli. Ma voglio dire, ma perché non fanno vedere anche l'orso con le fauci sporche di sangue dopo che ha sbranato le persone? Uno dice non fa rumore, uno dice di rumore. Ah, ecco, sì. <ride> Mi sta dicendo Carlo Bappi che tutt'oggi ci sono enormi contraddizioni anche tra le norme della provincia e le norme del parco che a volte dicono di fare una cosa e altre volte il contrario. Vuol dire che è ben difficile comportarsi con l'orso. Quindi l'orso è un animale pericoloso. Eh, Quest'anno solo nel 2004, è morta una turista. In Slovacchia, sui Monti Bassi Tatra, è stata, era una coppia che percorreva un sentiero, eh, la donna è stata attaccata ed è morta. L'orso è stato trovato con la bocca sporca di sangue e aveva trascinato il cadavere per 20 metri. Quando un animale trascina il cadavere, è perché vuole portarselo, eh, nasconderselo come dispensa, no? come per poi mangiarselo. Il 9 luglio in Romania, credo che questa notizia la sapete tutti perché finalmente i giornali nazionali ne parlano. A Busteni, che è una grossa località turistica rumena, una ragazza che percorreva un sentiero. Attenzione, non era chissà in quale zona remota, era un chilometro e mezzo in linea d'aria dalla località turistica e andava a vedere col fidanzato una cascata, una passeggiata normalissima, come può avvenire anche qui in Trentino. L'orso è sbucato dalla vegetazione, l'ha presa per una gamba, l'ha gettata giù da un burrone profondo 120 metri e poi è sceso a mangiarla. Quindi attacco predatorio. La provincia di Trento ha sempre sostenuto nelle sue comunicazioni, nella sua informazione corretta, che in Europa non esistono attacchi predatori. E invece questo è un caso patente e ce ne sono stati altri. Quindi la donna muore. Questa è la ragazza, 19 anni. E queste sono finito. appunto le immagini che sono drammatiche perché si vede, si è riuscita a individuare... Vabbè, si vede la carne, la pelle, la pelle è stata tolta e si vede la carne scoperta delle gambe. I piedi in alto è, è, è sulla, era in fondo a questa forma... E il soccorso alpino l'ha messa su questa barella per poterla tirare su con le corde. E lì l'orso l'hanno abbattuto. E quindi entrambe le gambe sono maciullate. L'orso è stato abbattuto perché ha attaccato anche i soccorritori perché gli stavano sottraendo la preda, no? e Pensate che aveva appena finito, la, aveva fatto la maturità ed era in vacanza col fidanzato. La mamma gli aveva pagato una settimana di vacanza in montagna. E lei è un caso molto simile a quello di Andrea. Eh? In Romania, negli ultimi vent'anni sono state uccise 26 persone. A noi ci dicono che i casi, anche la provincia, dicono no, i casi di Rossi che uccidono sono rarissimi. Il capo dell'Ispra ha detto in un'intervista al Corriere qualche giorno fa. Ma uccidono uno, in Europa uccidono una persona ogni cinque anni? È una menzogna! Se solo in Romania in vent'anni hanno ucciso 26 persone e dico che diverse di queste persone erano turisti, quindi orso e turismo: eh, andiamoci piano a dire che è un viatico, una risorsa per il turismo, perché in diverse nazioni l'orso uccide. Turista americana attaccata da un osso, eccetera, eccetera. E quest'anno eh, credo che tutti abbiate fatto questa considerazione. Fino al 2023 sono stati attaccati solo trentini residenti. Nel 2024 abbiamo avuto due casi di turisti stranieri e questo non è senza conseguenze perché oltre la, situ la situazione è veramente difficile perché da una parte ci sono gli animalisti che eh, sputano odio contro il Trentino, aizzano eh, gli italiani di altre regioni contro il Trentino. Dall'altra parte ci sono i paesi esteri che dicono eh, questo è l'Adige, il governo tedesco e quello inglese hanno eh, attenzione agli orsi professor Corti sì. so che lei potrebbe dilungarsi ancora ma eh, il tempo in questo caso Chiuto. è tiranno di conseguenza se vogliamo dare spazio magari anche a qualche domanda, a qualche intervento non so se voleva concludere con qualcosa però la cosa interessante adesso non è per fare l'avvocato del diavolo la provincia si trova anche in una situazione in quel famoso cul de sac che si dice perché si trova un progetto che non voleva, o un progetto che è stato voluto e non è stato, non è stato considerato nella sua tra virgolette pericolosità, perché pericolosità è stata, è un progetto che ha attirato turisti, è vero, ha attirato turisti, perché io mi ricordo al Grostè sul Passo del Tonale, facevano le foto con l'orso e gli orsetti, quando ci si accorge poi che l'orso mangia le persone, il turismo scappa. E allora la provincia cosa si trova? È un effetto boomerang: il turismo scappa. Quante disdette ci sono state, ce lo può dire Franca Penasa in Val di Sole, perché lo so, lo so me l'ha detto un sindaco. Le disdette le persone hanno paura. Pensate una mamma con due bambini che viene in Trentino e si deve rinchiudere in albergo perché fare un chilometro di sentiero lo fareste voi? Lo farebbe lei questo bambino? Lo fate voi. Avete organizzato questa serata perché avete paura di uscire di casa. Io che amo andare in bicicletta, mi piace lasciare la bicicletta a Terlago e andare fino a Riva passando da Ciago, Covelo. Ci ho passato, non ci passo più neanche io, eh? Perché se è vero che un orso ci mette 7 secondi e 5 a fare i 100 metri, io devo essere come minimo un po' per scapparli, eh. Ma siccome ho 64 anni forse è dura, eh? È dura. Allora, professor Corti, un minuto, un minuto, un minuto. e dopo guardiamo se c'è qualche domanda. Allora, L'anno scorso è stato un anno di svolta perché c'è stato il primo morto. Quest'anno è stato un anno di svolta perché ci si sta accorgendo dei danni economici, dei danni al turismo. Eh, avete visto il sindaco di Arco ha fatto un'ordinanza che bisogna tenersi i rifiuti in casa. Siamo già a questi livelli. La provincia ha stanziato 4 milioni, le piazzole, la piazzola completa costa 52 mila euro. Questi sono costi tangibili che il Trentino, non importa se paga il comune, la provincia, alla fine c'è sempre un'economia pubblica che sottrae risorse per altre cose. E la cosa gravissima, secondo me, finisco subito, è che la presidente del TAR di Trento oltre a bloccare l'ordinanza dei fugatti, ha anche detto che in alternativa all'uccisione degli ossi si, si possono chiudere i sentieri, ma non è stato un caso isolato, anche un esponente del WWF, lo zoologo Antonelli, ha detto, cari trentini non dovete più andare in giro da soli, quindi se volete andare a funghi scordatevelo, dovete andare in comitiva ovunque andate. Non dovete percorrere i sentieri nelle ore crepuscolari perché è troppo pericoloso e dovete fare un corso per usare lo spray. Nei parchi americani quando gli ossi aggrediscono, seguono le persone, in alcuni casi chiudono intere aree, interi sentieri, ma c'è anche la situazione intermedia e attenzione perché questo potrebbe essere la misura che vi impongono anche a voi. Allora, niente biciclette, questo succede nei parchi americani, eh? Minimo quattro persone, una almeno con la bomboletta spray. Che la bomboletta spray non è permessa perché è considerata un'arma E eh. divieto di circolare dopo il tramonto. Se questa vi sembra una promozione per il turismo e per la vostra fruizione del vostro territorio, basta. Grazie professore, grazie. Sì, diamo il microfono. Eh. Allora, aspetta che ti do, posso sì, sì. prendere Sentiamo Carlo Carlo Papi. Niente, volevo solo aggiungere che gli orsi vengono. Diciamo, escono alla fase crepuscolare e vanno letto all'alba. Okay? Non sono vampiri, non sono pipistrelli, sono animali che fanno quel cacchio che vogliono. Io e il professor Corti e mia moglie abbiamo avuto prova alle 15:15. .15 credo un mese fa, professore mi pare, vero più o meno. L'abbiamo visto e credo che anche lui ci ha visti, se n'è scappato in pochi secondi. Un bestione enorme alle 3 e un quarto pomeriggio a 20 metri circa, eravamo in macchina però. E aggiungo un'altra cosa: hanno speso 4 milioni dalla provincia o 4 milioni e mezzo finora, però io abito a Caldese e il cassonetto non ho ancora visto. Noi che abitiamo dove c'è stata la tragedia. Grazie. Allora, la situazione è complessa, come avete visto, perché un progetto nato in una maniera molto particolare, l'orso doveva dimostrare la salubrità, la naturità del Trentino in cima alla piramide alimentare, se c'è l'orso c'è tutta la piramide sotto. Anche un progetto, un progetto turistico, che richiamava, è vero, i turisti, su questo è vero, richiamava i turisti. Adesso i turisti non vengono perché hanno paura dell'orso. Come dicevo prima, la provincia è in un cul de sac, non devono esserci voi non dovete esserci voi cittadini, siete voi che dovete fare opinione collettiva, opinione comune per riappropriarvi dei vostri spazi e per avere una vita che può essere. È vero, qualcuno mi dice: lo sentirete, le vespe, le api, le vipere fanno vittime, ma bisogna anche considerare l'animo delle persone. Tutto quello che è grande ci spaventa e questo è inappuntabile. Se voi pensate. Dove è andato in Egitto? È andato a Abusimbel. Abusimbel era la porta dell'Egitto a sud. Ci sono due statue di due persone. Il faraone Ramsete II e la regina Nefertari. 24 metri uno, 17 metri l'altro. Enormi. Facevano chiusa più questi che mille. 10.000 guerrieri, non c'era internet, non c'erano i giornali, non c'era la tv. Immaginatevi un popolo che arriva e vede queste statue enormi, pensa, io non entro lì, questo è un terreno di giganti, perciò noi non possiamo fermarci e accettare il fatto le vespe e le vipere, perché dentro di noi, quando qualcosa è gigante, ci spaventa di più. E lo spavento a volte fa più danni della morte, ricordatevelo. Eh? Perché lo spavento è collettivo. Mi dispiace, Carlo. Ma quanti voi siete spaventati dall'orso? Alzi la da mano, tutte le persone sono spaventate dall'orso. Questo è uno spavento collettivo. Quanto incide sulla vostra quotidianità? Alzate la mano, ecco io vi siete già dati una risposta. Le vipere, avete paura delle vipere? Sì. Quanto incidono sulla vostra quotidianità? Alzate la mano? Nessuno. Nessuno alza la mano. Le vespe, le api? Nessuno alza la mano, ok? È una questione mentalità umana, avete capito? Ma la mentalità umana non si cambia, è automatica, avete capito? Se io mi trovo una vipera davanti, a parte che è timida, può andarsene. Mi uno, io spero di non trovarmi mai, io intervistai, mi ricordo, la prima persona che fu aggredita da un orso, non ricordo il nome, sul famoso sentiero del Sorassas, sopra Cadine, lui mi raccontò che non dormiva la notte, gli era venuta l'orticaria, gli era venuto degli sfoghi sulla pelle, la mente umana crea anche disastri eh, biologici, e doveva ricorrere al cortisone perché aveva incontrato l'orso. Io spero di non incontrarlo mai. Allora, c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa? Volete dire qualcosa? Volete aggiungere qualcosa, volete chiedere qualcosa? Nel senso che Franca vieni su, vieni che ti Alziamo le luci allora, vediamo, alziamo le luci, così vediamo. Avete paura degli orsi? Rifate, alzate le mani chi ha paura degli orsi? Chi non ha paura o è un folle o è un guerriero di vecchia data di Sparta, ma sono morti tutti eh, quelli. Ok. Allora Franca ti do anche questo. Tieni di tutti e due? Va bene, Grazie, grazie, grazie buonasera a tutti. Eh, come componente del comitato, insieme per Andrea, voglio dare solo una precisazione che ritengo molto importante, che riguarda appunto la consultazione popolare. Noi siamo in una provincia autonoma, quindi l'esercizio dell'autonomia per noi dovrebbe essere un aspetto importante, significativo e che dovremmo anche essere capaci di interpretare al massimo. Attualmente le comunità di Valle prevedono nei loro statuti la possibilità di queste consultazioni popolari e l'organizzazione è la seguente, cioè quella che noi abbiamo seguito in Val di Sole bisogna raccogliere le firme per poter indire la consultazione, cioè quindi queste vengono presentate al presidente della comunità di valle, il quale poi con la conferenza dei sindaci dà luogo a delle votazioni comune per comune. Quindi sono due i passaggi: il primo della raccolta di firme, ma poi quello più importante è quello che nel momento in cui si indice la votazione comune per comune la gente vada ad esprimersi. Perché siccome hanno raccontato tutte queste bugie dicendo che noi trentini nel 97 eravamo d'accordo con gli orsi e non eravamo d'accordo nessuno. Facciamo vedere che quando ci chiedono davvero di dirla nostra, siamo in grado di dirla. È l'unica possibilità. Grazie. Credo che sia l'unica possibilità che abbiamo per poter dare luogo ad una voce popolare che possa essere spesa sia dalle istituzioni. Diciamo nei confronti evidentemente di quella eh, catena di comando, chiamiamola così, che regola questa situazione. Ma noi dobbiamo dare conto esattamente del pensiero della popolazione. Non possiamo pensare che ci sia vicino a noi qualcuno che farà qualcosa per noi. Ognuno è chiamato con la propria responsabilità ad attivarsi. A onor del Vero va detto che la provincia Marza ha approvato una legge che prevede un abbattimento fino a otto orsi. È un terreno paludoso anche per la politica, bisogna dire la verità: è un terreno paludoso anche per la politica. Il Paco Bacce, l'Ispra, la direttiva europea, l'habitat. Se voi pensate che il livello di tutela del lupo è calato solamente perché, perché un lupo ha aggredito il cavallo della von der Leyen. Perciò potete immaginare che livello siamo, ok? Allora, io vorrei... Eh, non è ancora calato? Adesso non so chi chiama. Comunque ci stanno pensando. questo è così. Io volevo... C'è qualcuno che vuole intervenire? Sono le 22.40, credo. Eh? Ecco. E... Prego, se vieni qui con il microfono, così ti cedo. Una domanda vuoi fare? Sì? Dal momento che sono raccolte le firme, c'è l'obbligo da parte del Presidente della Comunità di Valle di indire questi... No, perché è bene chiarirlo questo, perché, perché firme ne sono state raccolte negli anni, nella storia, in Italia, e poi i referendum non sono stati fatti. Bon, questo è chiaro, quindi tecnicamente poi... Eh... Sì, è un okay. ufficio, omissione dati di ufficio, <ride> altrimenti... È vero che Mattarella ha firmato, ma è per le intercettazioni. Allora io concluderei qui, Carlo io vorrei che voi faceste. Perché vieni Carlo, vieni qua davanti, perché lui ha perso un figlio, ma ha trovato tanti fratelli e tante sorelle quest'oggi, vero Carlo? Grazie. Grazie. Che posso dire A chiudere il discorso? Io volevo dire una cosa, però. Ecco, questa però non è una polemica. Volevo solo così citare. Il primo che ha lanciato il Wildlife Fursus che disse e questo è noto ai giornali e anche alle tv, Gabriele sicuramente lo sa. Un personaggio di alto diciamo, profilo, che comandò la, la provincia in questi anni, con i suoi assessori e consiglieri, disse, io vado a Roma per incarichi ministeriali. Dopodiché da Roma se ne andò a Bruxelles, tornò in provincia a Trento e disse, ragazzi, qui ci danno gli orsi. Come gli orsi? I ragazzi dissero, ragazzi consiglieri, assessori, dissero ma come gli orsi? Dobbiamo... No, dice ci danno gli orsi se vogliamo riportare gli orsi in Trentino, ci danno anche soldi. Ah, e i ragazzi dissero ma noi non siamo molto convinti di questa cosa. E tu cosa dici? Ma io direi di prenderli. Portiamo gli orsi, gli orsi sono sempre esistiti in Trentino, riportiamo gli orsi, prendiamo i nostri soldini e poi, e poi dissero che non dico il nome ovviamente, non mi pare giusto anche, e poi, e poi vedremo, vedremo il da farsi. Basta, l'anno dopo lui non ci fu più, se ne andò e lasciò l'incarico al suo successore. Questo è quanto la, diciamo abbiamo capito, abbiamo visto, abbiamo sentito finora, ma sono notizie importanti, secondo me, sicure. Non le ho inventate io, lo disse la TV. Le ho viste anche alla tv, pertanto e i giornali ovviamente ne parlano. Perciò io ringrazio tutti, ringrazio tutti questa serata, veramente di, di questa bella gente che è venuta ad ascoltarci. Ringrazio Gabriele Buselli, ovviamente del TV Trentino. tutti i nostri collaboratori, dal professor Corti, da Giovanni Todaro, da Toni Cristoforetti, che mi pare che è ancora occupato, forse è là che ci guarda. Ciao a Toni. Grazie a tutti i presenti e vi aspettiamo magari anche in Val di Sole che faremo serate anche noi, se volete poi così seguirci saremo contenti. Grazie a tutti, grazie e buona serata, grazie. grazie. grazie a tutti. E Emanuela volevi, volevi chiudere tu, Emanuela? No? Emanuela Consuelo, le persone che mi hanno contattato, vi ringrazio anche io perché anche per me, ricordatevi che... Un bravo giornalista non è quello che sa tutto, ma è quello che si informa meglio. E oggi mi sono informato come voi. Grazie.